Buona domenica 26 settembre, ben ritrovati a una nuova puntata di Sveglia a Trieste. Avremo quattro ospiti in questo format con due confronti tra politici, ovviamente fino alle 10:25, dopodiché in diretta la Santa Messa. Allora, alle 7:30 fino alle 9. Assieme a noi Massimo Felice di Animalisti Ambientalisti e Andrea Vivoda dei Verdi Trieste. Poi invece dalle 9 fino alle 10:25 ci saranno Francesco Viviani di Cambiamo Trieste e Marco Bertali del Movimento 3V. Questi gli ospiti. Faremo rassegna stampa nella prima mezz'ora, vedremo anche il meteo adesso e poi se riusciamo anche il collegamento con la polizia locale per la situazione in città, il traffico e quant'altro. Andiamo subito a vedere il meteo di oggi, vediamo la giornata di domenica 26 settembre, un'evoluzione incerta, probabilmente sulla pianura e sulle prealpi, prevalenza di cielo coperto, in carne sulla costa variabile, poco nuvoloso nel Tarvisiano, oltre 2000 metri al mattino, bel tempo con vento moderato, relativamente caldo da sud-ovest e poi nuvoloso. Dal pomeriggio possibili piogge sparse, qualche rovescio temporale, più probabili dalla sera, a iniziare dalle zone occidentali, temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, temperature massime tra i 22 e 24 gradi. Il tempo per domani, lunedì 27 settembre, nella notte piogge sparse, localmente anche abbondanti e qualche rovescio, forse anche temporali. Al mattino nuvoloso coperto con piogge residue a est, in giornata nuvolosità variabile, ma sarà ancora possibile qualche locale rovescio sui monti, temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, le massime tra i 22 e i 24. Vediamo la tendenza anche per dopodomani. Martedì 28 settembre, un cielo sereno, poco nuvoloso, al mattino soffierà borino e poi brezza, temperature massime saranno in aumento, le minime rimangono stabili tra i 17 e i 20 gradi, le massime appunto fino ai 27 gradi. La tendenza anche per mercoledì 29 di novembre, sulla costa cielo poco nuvoloso, sul resto della regione da variabile a nuvoloso, nel pomeriggio possibile qualche pioggia sparsa, più probabile in montagna, Trieste soffierà borino al mattino, borra moderata. In serata temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, temperature massime tra i 24 e i 26 gradi. Vediamo subito la pagina principale del quotidiano Il Piccolo, iniziamo la vera e propria rassegna stampa. Si parla di elezioni, ovviamente lo sprint finale, le strategie di tutti i partiti nell'ultima volata, Trieste verso le comunali del 3 e del 4 ottobre. In città ministri Stefani Patuanelli, l'ex premier Conte, Ronzulli Bernini per Forza Italia. Il sindaco uscente candidato del centrodestra di piazza ci tiene ad amministrare fino all'ultimo e il suo sfidante Francesco Russo si prepara invece a chiudere la campagna del centrosinistra a Borgo San Sergio. A una settimana dal voto le forze politiche inaugurano il rush finale in vista di venerdì, ultimo giorno utile per promuovere programmi e candidati. Poi scatterà il silenzio elettorale. Domani la Lega accoglierà il ministro per le disabilità Erika Stefani, mentre Fratelli d'Italia presenterà i candidati provenienti dal movimento giovanile al gazebo di Largo Bonifacio alle 11. Alle 11:30, sempre rimanendo sulla politica, in settimana anche il ministro dell'Agricoltura Patuanelli, nonché ex premier Conte, in arrivo, poi anche invece in arrivo per Forza Italia, anche i parlamentari Ronzulli e Bernini. Questo è il quadro politico che si sta evidenziando proprio per la volata finale delle elezioni. Andiamo anche a Muggia, il PD, anni umilianti a Muggia, l'attacco del centrodestra, pagina 30, pagina 31, vedremo meglio. Ovviamente ieri ha fatto molto parlare anche la protesta degli 8.000 a Trieste, al corteo contro il Green Pass, al grido di dittatura sanitaria. Era dai tempi delle manifestazioni degli indipendentisti che Trieste non assisteva a un corteo di questa portata. Tanta, davvero tanta gente che ieri è scesa in strada per urlare il proprio dissenso contro i Green Pass, i vaccini, i provvedimenti anti-Covid del governo. Alla fine della mattinata la questura parlava di un bilancio tra i 7 e gli 8.000 partecipanti al corteo, tra gli organizzatori anche invece chi sosteneva che fossero in tutto circa 15.000. Il colpo d'occhio, come scrive lo stesso quotidiano, in effetti era imponente. Parliamo anche di sport, Allianz debutta con Brindisi, attesa per l'effetto tifosi, per l'inizio della stagione, se ne parla a pagina 45 del quotidiano. L'Unione oggi a Rocco, Lecco, una sfida chiave, l'analisi a pagina 45.
46 del prepartita. Ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Bentrovati, bentrovati di nuovo telespettatori, abbiamo già iniziato la rassegna stampa leggendo la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, addentriamoci proprio nel giornale. Terza dose, sì per gli over 80, RSA frena il virus tra gli adolescenti, il CTS valuterà in un secondo momento se estendere il richiamo a tutto il personale sanitario. Qui lo schema del quotidiano sulle dosi somministrate a 83 milioni e mezzo di persone, come procede quindi la campagna vaccinale anti-Covid in tutta Italia. Come vedete ottime percentuali per il momento, ovviamente ci si augura di riuscire a coprire la maggior parte della popolazione, quasi tutta la popolazione in tempi stretti. Via libera la terza dose di vaccino anti-Covid per gli ottantenni residenti nell'RSA, subito dopo si procederà con il personale sanitario, lo ha stabilito ieri pomeriggio il Comitato Tecnico Scientifico. La nuova campagna parte quindi da anziani e coloro che vivono nelle residenze sanitarie assistite, per poi procedere subito dopo con gli operatori sanitari. Spetta ora al Ministero della Salute stilare ovviamente le linee guida. Stiamo sull'argomento, la campagna vaccinale non attira però i cinquantenni. Nella fascia 50-59 il 25% è senza copertura, un dato ampiamente superiore rispetto alla media nazionale, parliamo qui del Friuli Venezia Giulia. In ripresa invece il numero di giovani prenotati per la prima dose. Ieri il bilancio dei positivi nelle ultime 24 ore era di 69 persone. Stiamo in ambito Covid parlando di Green Pass, vedendo il servizio nostro di ieri sul corteo che c'è stato alle 10 di mattina, è partito da Largo Riborgo per poi proseguire per le vie del centro, giungendo fino alle rive, culminando in Piazza Unità. Vediamo com'è andata la mattinata di ieri. Siamo qua per dire libertà, libertà e salute si difendono assieme. Il corteo No Green Pass torna a invadere le strade di Trieste. A 6 giorni di distanza dopo il grande corteo di lunedì scorso sono tornati a sfilare i manifestanti che chiedono l'abolizione del certificato verde. Migliaia le persone che hanno sfilato lungo le vie del centro, 7.000 secondo la questura, 15.000 il dato invece fornito dagli organizzatori. Il corteo è partito da Largo Riborgo, camminando lungo Corso Italia, Piazza Goldoni, via Carducci e poi via Coroneo, giungendo fino in Piazza Dalmazia e girando per via Ghega e via Mazzini fino alle rive e via di Mercato Vecchio. La polizia locale ha dovuto, fin dalle 10, bloccare le strade e deviare il traffico, mentre carabinieri e polizia di Stato seguivano la marcia dei manifestanti. Forte il disagio tra chi doveva scendere in città e tra i consumatori, che nel sabato, votato agli acquisti, non hanno potuto accedere ai negozi bloccati dalla folla. Tante le lamentele giunte anche alla nostra redazione di commercianti che per buona parte della mattinata non hanno potuto lavorare. A protestare per le strade c'erano studenti contro il Green Pass universitario, lavoratori e famiglie al grido di libertà, libertà, volto a cancellare l'obbligatorietà del certificato verde. Il servizio che abbiamo visto proprio sul Green Pass, tornando sul giornale Centro invaso dal corteo contro il Green Pass e dittatura sanitaria, questo è il titolo del quotidiano Il Piccolo, proprio sull'argomento, sul servizio che vi abbiamo appena fatto vedere, migliaia di persone in strada per dire no ai provvedimenti del governo Draghi, contestati anche la regione, il comune e i media, slogan, tamburi e striscioni. Questa è la giornata, vi facciamo vedere anche le foto del quotidiano, le immagini del serpentone che ha invaso le piazze, il centro e le vie di Trieste. Qui vediamo il corteo a sinistra di via Carducci, proveniente da piazza Goldoni. Qui in alto invece, con di spalle i carabinieri, la protesta sotto la regione in piazza Unità. Qui le scritte comparse grazie ai cartelli portati dai
dai manifestanti. Eccola qui l'altra foto. Qui invece siamo a Forulpiano, mi pare. Sì, siamo sul Forulpiano, davanti al tribunale. Andiamo a vedere le reazioni. Federica, Vaccini, l'unica via. Rosato, dispiace vedere queste scene. Molte le reazioni politiche alla manifestazione. So che a volte sembra impossibile, ma non mi arrendo, perché penso che lo scopo delle istituzioni sia accompagnare i cittadini, anche quelli più ritrosi, a vaccinarsi, che è l'unico modo per salvare l'economia, le vite e il nostro modello sociale, ha detto il governatore Fedriga. Dal collega di partito Marco Dreosto, solidarietà all'informazione invece per gli insulti ricevuti, ma non solamente le persone scese in piazza, lavoratori, studenti, famiglie ieri, ma anche i lavoratori portuali sono preoccupati per l'applicazione del Green Pass. È proprio un servizio prodotto da noi ieri, parla di questo, il servizio di Umberto Bosazzi col Green Pass per i lavoratori portuali. Vediamo. Stefano Puzzer è il portavoce del Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste ed è decisamente preoccupato dalla prospettiva che il 15 ottobre, per lavorare in porto come in altre realtà, diventerà obbligatorio il Green Pass. Certo sì, che se questa situazione non si risolverà, il 15 ottobre noi sicuramente non ce ne staremo zitti. Intanto il CLPT ne fa un problema di libertà personale. Poi il ragionamento prende il via da una considerazione, se vogliamo, più generale. Io per esempio sono un vaccinato, però non accetto assolutamente che un mio socio venga lasciato a casa perché ha deciso lui in prima persona di non farsi il vaccino. Per 2 anni in questo stato di pandemia tutti i lavoratori hanno fatto il suo, anzi anche di più, e adesso quasi la metà, chi non avrà il Green Pass, sarà costretto a rimanere a casa, e questa è pura discriminazione di posti di lavoro. La prossima settimana sono in programma 2 appuntamenti. Martedì un'assemblea con tutti i lavoratori portuali. Il giorno dopo un incontro con i vertici dell'autorità portuale, durante il quale il coordinamento avanzerà una proposta. Chiederemo che vengano fatti i tamponi salivari sia per i vaccinati che i non vaccinati, assolutamente gratuiti. Un provvedimento necessario, secondo Puzzer, stante il fatto che in porto, oltre a chi vi lavora, di fatto accedono parecchie persone. Dal canto suo, Puzzer resta comunque consapevole che per arrivare ad un tentativo di soluzione sarebbe necessario l'intervento perlomeno di Confindustria. Questa è una questione nazionale che riguarda tutti i porti italiani. Noi abbiamo sentito anche i nostri soci, colleghi negli altri porti d'Italia, e loro sono nella nostra stessa situazione, quindi ci rendiamo conto che è una questione a livello nazionale, e quindi a livello nazionale chi sta nella stanza dei bottoni sarà lui, insieme penso a Confindustria, che dovrà decidere quali saranno le linee future. Così Stefano Puzzer del Coordinamento dei Lavoratori Portuali, nel servizio di Umberto Bosazzi. Noi invece torniamo sul quotidiano e parliamo di elezioni, ovviamente il macro argomento di questa ultima settimana, in realtà da diversi mesi. Big nazionali, banchetti, feste finali nello sprint dell'ultima settimana. Domenica prossima la chiamata alle urne, venerdì l'ultimo giorno di campagna. In città ministri Stefani, Patponelli, l'ex premier Conte, Ronzulli, Bernini per Forza Italia. Come abbiamo visto proprio nella prima pagina del quotidiano, il sindaco uscente di piazza amministra fino all'ultimo, il suo sfidante russo si prepara a chiudere la campagna elettorale del centrosinistra a Borgo San Sergio. L'ultimo miglio è il più entusiasmante, dice di piazza, ma si continua anche a governare e fare le cose di ogni giorno. Il primo cittadino non solo segue gli appuntamenti politico-elettorali delle forze di coalizione, ma porta anche avanti l'attività istituzionale, incontrando cittadini e categorie. Martedì ci sarà un evento importante per la città, al quale di piazza presenzierà in qualità di sindaco. Venerdì inoltre in piazza Borsa con ogni probabilità si terrà un incontro unitario del centrodestra a chiusura della campagna. Parallelamente si muovono i partiti. Domani la Lega accoglierà il ministro per la disabilità Erika Stefani, mentre Fratelli d'Italia presenterà i candidati provenienti dal movimento giovanile al gazebo di Largo Bonifacio alle 11.30. Forza Italia riceverà le visite delle senatrici Licia Ronzulli alle 11.30 di martedì in piazza Borsa e Anna Maria Bernini
Bernini, che venerdì, dopo un passaggio a Muggia, approderà invece a Trieste. Dallo schieramento opposto, Russo fa sapere che domani pomeriggio farà una proposta forte. Martedì terrà una conferenza stampa sulle sue idee programmatiche per la famiglia. Giovedì chiuderà la campagna elettorale della lista Russo.Franco dalle 18 alle 21 nella sede di Via Ponchielli, con musica e un momento conviviale. Poi, sempre giovedì, nell'ambito della coalizione, il PD organizzerà un evento con Gianni Cuperlo. Venerdì, infine, la chiusura ufficiale di questa campagna del centro-sinistra a Borgo San Sergio, un modo per Russo di ribadire il suo slogan "Ogni rione è il centro della città", sottolineando che nessuno aveva mai concluso la campagna in quel quartiere. Poi però c'è anche il Movimento 5 Stelle. Oggi alle 17.30 il ministro Stefano Patuanelli e la candidata a sindaco Richetti saranno al Savoia per parlare di superbonus 110% e comunità energetiche. Stamattina inoltre Patuanelli, assieme al sottosegretario Ilaria Fontana, incontrerà gli agricoltori. Martedì alle 19.30 Patuanelli e Richetti saranno invece al San Marco per dialogare con le imprese del caffè triestine. Mercoledì, la giornata invece del leader Giuseppe Conte, che partirà da Piazza Sant'Antonio alle 18 per raggiungere Cavana verso le 20, incontrando i cittadini lungo il percorso assieme ai vertici del Movimento 5 Stelle locale. La capolista di Adesso Trieste, Giulia Massolino, in collaborazione con T. Candido, mercoledì alle 18 al CNULP, parlerà di transizione ecologica con Fabrizio Barca e Giovanni Carroso, mentre Ellie Schlein dialogherà con Riccardo Laterza. L'evento finale dei civici municipalisti che candidano sindaco proprio Laterza sarà venerdì sera, sempre alle 18, in un luogo ancora da definirsi. Insomma, questi sono tutti gli appuntamenti. Poi c'è anche Futura, che candida a sindaco Franco Bandelli, che continuerà con banchetti e conferenze stampa quotidiani per poi fare una grande sintesi del programma L'ultimo giorno utile. Verdi e Sinistra in Comune, che candidano Tiziana Cimolino. Giovedì terranno il comizio in Piazza della Borsa con esponenti nazionali di Rifondazione Comunista. Venerdì inoltre faranno un evento finale in Cavana con interventi musicali e politici alla presenza del Max Maber Orchester. Insomma, tanti appuntamenti di tutti i candidati sindaci, ovviamente ve li ho detti praticamente tutti, proprio perché insomma è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi se dovete andare a seguirli, volete andare a seguire gli ultimi comizi, questi sono i luoghi appunto che abbiamo citato. Una lunga pagina ovviamente politica, si parla anche di Muggia, perché le elezioni, non dimentichiamo, sono anche lì a Muggia, stilettata del centrodestra che dice fondi del Friuli Venezia Giulia persi dalla giunta Marzi. Questo l'attacco del centrodestra. Polidori in corsa per la guida della cittadina e Roberti nessuna domanda presentata. Questi i commenti. Si è parlato di concertazione tra enti locali ieri mattina a Muggia nel corso dell'incontro promosso dalla coalizione del centrodestra, nello specifico, a detta del candidato sindaco Paolo Polidori, con le ultime risorse messe in campo dalla regione attraverso la concertazione, Muggia avrebbe avuto a disposizione finanziamenti importanti, 1 milione di euro circa, per avviare una lunga serie di opere. Andiamo a vedere un servizio che esula dalla politica, quello di Io Accolgo. Ieri manifestazione in piazza Sant'Antonio, sempre un servizio di Umberto Bosazzi, il corteo, o meglio i manifestanti in favore della situazione afghana. Poche centinaia di persone hanno dato vita quel pomeriggio a un corteo di solidarietà nei confronti della popolazione afghana. Il presidente di ICS Gianfranco Schiavone ha organizzato l'evento e ha riflettuto anche su altre problematiche sentite proprio nei nostri microfoni. È stata più sentita che partecipata l'iniziativa organizzata dall'ICS questo pomeriggio. Nell'ambito di Io Accolgo, un corteo di poche centinaia di persone ha percorso alcune vie del borgo teresiano per sensibilizzare Trieste in merito alla questione afghana, precipitata dopo il ritiro statunitense e la presa del potere da parte dei talebani. Completare le evacuazioni, accelerare i ricongiungimenti, attuare il reinsediamento in paesi terzi sono i punti attualmente al centro dell'attenzione, sulla base di una considerazione piuttosto semplice. La comunità afghana è la seconda comunità per rifugiati in arrivo a Trieste da molti anni e ci aspettiamo in realtà un aumento, purtroppo, anche se sarà un aumento molto che si dilaterà nel tempo, ecco, della,
degli arrivi degli afghani. Il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, a margine del corteo che ha visto anche un happening della fontana di Piazza Sant'Antonio e che molto ha puntato sulla situazione drammatica delle donne soggette al regime estremista dei talebani, ha riflettuto anche sulla campagna elettorale che solo apparentemente è sembrata concentrarsi poco sulle questioni collegate ai migranti, problematiche si potrebbe dire uscite dalla porta per rientrare dalla finestra. La tragedia dell'Afghanistan ha indotto i partiti più estremisti, diciamo, ad avere un tono più moderato, ma non certo un cambio di idee, lo si è visto anche l'altro giorno con l'incitamento del sottosegretario Molteni a riprendere le riammissioni informali. Secondo Schiavone poi, gli episodi di violenza e criminalità verificatisi a Trieste di recente hanno evidenziato un dato che ICS intende sottolineare. La sparatoria di inizio settembre, ad esempio, nulla a che fare con i migranti. Hanno a che fare con organizzazioni, con infiltrazioni criminali nelle organizzazioni nel giro degli appalti, sostanzialmente dell'edilizia e di una certa economia che riguarda moltissime città d'Italia e riguarda anche Trieste. Lì occorrerebbe molta più vigilanza e non c'entra che siano italiani o siano stranieri. Questo è il servizio dove abbiamo sentito anche le parole di Gianfranco Schiavone. Allora, torniamo sul quotidiano prima della pubblicità e del prossimo servizio. Oltre il 10% dei croceristi MSC passato da Trieste a Monfalcone, su 1 milione di passeggeri sulle rotte nazionali, i due scali Alto Adriatici hanno movimentato 11.109 turisti nel periodo estivo, 41.000 alla marittima. Questa è la situazione, una percentuale superiore al 10%. Sul 1 milione di croceristi trasportati in Italia da MSC nel corso della stagione estiva è passata da Trieste e Monfalcone. Per l'esattezza, sommando i dati della compagnia e quelli scorporati da Trieste Terminal passeggeri, turisti che in occasione della ripresa di questi ultimi mesi hanno utilizzato le banchine giuliane, sono state più di 111.000, di cui quasi 70.000 a Porto Rosega e più di 41.000 al molo Bersaglieri. A movimentare questo traffico 50 scali, di cui 16 a Trieste e 34 invece a Monfalcone. Diamo un altro nostro servizio alla bancarella, la fiera del libro dell'Alto Adriatico. La star è stata Lidia Bastianic, che ha presentato il suo libro Il mio sogno americano. Vediamo. La mia storia è la storia di parecchi, di molti, diciamo, istriani, la storia di profughi. In campo, ero qui a Campo San Saba, a Trieste, per 2 anni eravamo e poi sono andata in America nel 58, dunque parecchi anni. Lidia Bastianic non dimentica le proprie origini istriane, anzi, quando può le rivendica. Era perciò inevitabile che la bancarella, la fiera del libro dell'Alto Adriatico, l'avesse ospite in occasione della pubblicazione del suo libro Il mio sogno americano, del quale, così se vogliamo, spiega la ricetta. La ricetta è lavorare, è avere una passione, avere una direzione, lavorarci duro e crederci e poi avere l'aiuto, perché soli non si fa niente. Sullo sfondo di una vicenda che sembra uscita da un film di Frank Capra, la ragazza esule che sbarca a New York e costruisce un piccolo impero culinario, resta sempre la sua terra, non solo come riferimento per i piatti da proporre ed elaborare. L'Istria la penso sempre col cuore, diciamo, e le mie immagini di essere fanciulla con mia nonna nel suo orto, con le capre, con i polli, i conigli, tutte cose proprio da mangiare. Lidia sembra in ogni caso pacificata più di altri col proprio passato, ma se sollecitata in tal senso, una riflessione amara le scappa. Questa realtà dove più di 350.000 erano esuli, coi carri si portavano via la roba, tanto che anche andavano al cimitero a prendere le ossa della famiglia per portare via con sé. Dunque una cosa così vera, così triste, come si può non conoscerla e non reagire, che non succeda più? Questo servizio con le parole di Lidia Bastianic. Parlo anche di sport, Allianz esordio con l'effetto tifo, Ciani, lottiamo assieme
a loro. Il coach debutta in campionato contro l'esuberante Happy Casa Brindisi. Importante il duello tra Conate e Perkins. Dobbiamo arginare la loro rapidità. Tutto è pronto in casa Allianz per l'esordio stagionale questo pomeriggio alle 17. Arbitri Lanzarini, Borgo e Gonella. Trieste ospita l'Happy Casa in una prima di campionato decisamente non semplice. Brindisi rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Ha mantenuto le caratteristiche tipiche delle squadre guidate da Frank Vitucci e nel corso del precampionato, disputando un'ottima Supercoppa, ha confermato tutto il suo valore. Oggi alle 17 in scena l'esordio per l'Allianz Pallacanestro Trieste. Vediamo di riuscire a mandare anche l'ultimo servizio a questo punto su Trieste Next, che stiamo seguendo proprio in questi giorni. Oggi l'ultima giornata di Trieste Next, si parla di energia, si parla di impegno per la sostenibilità, la sfida, la sostenibilità che è la missione collettiva, così le parole dell'amministratore delegato del gruppo ERA, Stefano Venier, al convegno di Trieste Next. Vediamo. Le sfide che abbiamo di fronte sono molteplici, non è solo un problema di decarbonizzazione, non è soltanto un problema di cambiamento climatico, è anche un problema di sostenibilità in generale sull'uso delle risorse di questo pianeta. Sostenibilità è il termine chiave della decima edizione di Trieste Next. In sala rappresentanza del Palazzo della Regione è andato in scena il convegno dal titolo Capitale Umano, Innovazione e la sfida alla sostenibilità. Il mondo sta cambiando e le sfide del futuro includeranno i più svariati settori, dall'industria all'energia, al commercio, alla mobilità. Essere pronti ad affrontare i cambiamenti è fondamentale ed è un problema collettivo destinato a cambiare le nostre vite e le nostre abitudini. La capacità di adattamento è la chiave per tenere il passo e guardare al futuro. Quindi, come capite, ci sono tanti aspetti di queste sfide che abbiamo di fronte che richiedono anche molteplici risposte. Siamo in un contesto a tutti gli effetti molto complesso e lo dobbiamo e lo possiamo affrontare soltanto in modo collettivo. Modo collettivo significa tutti insieme non solo nei singoli paesi ma anche nei diversi continenti. Come dico sempre, il cambiamento climatico, la CO2 non hanno confini amministrativi, non si relegano in un continente, in uno stato, in una regione, ma abbracciano il mondo e quindi la risposta non può che venire da livello mondiale, dalla partecipazione di tutti quelli che sono i paesi che si trovano di fronte alla medesima sfida. Oggi qui a Trieste si parla e nei prossimi giorni si discuterà di quali sono le nature di queste sfide, che sono molteplici. Una cosa dico, non dobbiamo mai confondere quello che è il fine, ovvero il conseguimento della sostenibilità a livello globale, da quelli che sono i mezzi per arrivarci, che sono le tecnologie, il capitale umano, le risorse e tutti quegli aspetti che vanno a doversi incastrare come tanti pezzi di un singolo puzzle. Brevemente, prima della pubblicità, anche sulla Triestina, che con il Lecco è già una partita chiave. Il tecnico Bucchi, la squadra ha reagito, dobbiamo giocare con orgoglio e coraggio per superare questo momento. Alle 14.30 in scena a Rocco la partita, arbitra Maria Marotta di Sapri, davanti può rientrare De Luca che potrebbe fare coppia con Trotta, Di Massimo è out. Questa è la sfida odierna alle 14.30 per la Triestina. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Ecco. Bentrovati di nuovo a Sveglia Trieste in questa puntata domenicale. Siamo con Andrea Vivoda dei Verdi Trieste, Europa Verde. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. E poi c'è o ci dovrebbe essere anche Massimo Felice del partito Animalisti Ambientalisti. Lì c'è una sedia vuota, ma noi abbiamo sentito suonare e l'abbiamo invitato, attenzione, a scanso di equivoci per la par condicio, quindi dovrebbe arrivare, quindi insomma lo accoglieremo in trasmissione qualora ci sia, speriamo di sì in realtà, perché sennò questo non è più un confronto ma è un dialogo con l'ospite, che insomma non dispiace sicuramente, ma è chiaro che ci vuole il confronto. Allora, Andrea Vivoda dei Verdi di Trieste, parliamo di elezioni ovviamente, si sta andando verso la volata finale, l'ultima settimana, tutti i partiti che invadono i vari rioni, no? Anche per informare la popolazione proprio sulle loro campagne elettorali, sui loro programmi.
Queste elezioni sono diverse dalle elezioni precedenti che ci sono già state. In era Covid, diciamo, possiamo dire che sono le prime elezioni che ci mettono di fronte anche a nuove sfide. Come la vediamo questa tornata elettorale? E certamente il Covid marca diversi fattori che rendono diverse queste elezioni, seppur comunali. Il modo con cui il Comune stesso ha gestito l'interfacciamento con le altre istituzioni e il Covid può essere un elemento che sicuramente gli elettori possono considerare nella scelta che faranno la prossima settimana, ma certamente pesa anche tutto ciò che a livello nazionale anche in questi giorni si sta muovendo, con la pressione fatta attraverso la richiesta del Green Pass e i movimenti che probabilmente in questa settimana ci saranno a livello di scioperi annunciati e quant'altro. Quindi alcune carte ancora devono uscire dal mazzo per muovere qualche equilibrio elettorale sia all'estrema destra che anche sul fronte sinistra, perché entrambi in realtà in qualche maniera avversano queste misure e ci sarà sicuramente una scelta che faranno gli elettori su questo. Ecco, è una partita ovviamente che si gioca con diversi candidati a sindaco, no? Perché per esempio Tiziana Cimolino, Larichetti, poi ovviamente Roberto Di Piazza, Russo, Francesco Russo, Riccardo La Terza, Franco Bandelli, insomma abbiamo tanti candidati a sindaco che giocano delle partite a volte, se vogliamo, anche simili. Prima, scherzando, dicevamo che quando arriverà anche il prossimo ospite che sostiene il candidato Russo, ma tutto sommato ha anche idee magari simili che possono convergere con quelle dei Verdi, per dire, parlando di ambiente, di rispetto ovviamente dell'ambiente. Ecco, quanto è importante in una campagna elettorale portare tematiche precise su urgenze che ci sono in questo momento? Per esempio possiamo parlare del cambiamento climatico, adesso con Trieste Next si parla di sostenibilità, si sta andando tutti verso una certa direzione? Sì, si sta andando verso una certa direzione, forse non tutti lo fanno nello stesso modo, con la stessa intensità. Penso in particolare al sindaco di Piazza e alle azioni che ha portato nei suoi tanti anni di governo rispetto ad un modo di vivere la città che forse noi giudichiamo non sostenibile. E tanti altri come noi sostengono così sia. Certamente abbiamo Trieste Next, abbiamo avuto questo venerdì anche il Friday for Future, che un po' cambia pelle e da movimento di protesta diventa una situazione di informazione per il pubblico, perché si sono messi in piazza Ponte Rosso a far disegnare i bambini, a far parlare relatori da premi Nobel all'ex rettore dell'università, cioè persone che hanno un contributo in termini scientifici e informativi da dare al pubblico. Il punto è anche come il Comune si può rapportare con movimenti come questo, ad esempio questo venerdì aver nella stessa piazza da un lato i pagaiatori che giocavano a palla con gli altoparlanti e i commentatori e a 50 metri di distanza con l'audio molto più ridotto, autogestito, ci sia stato il Friday for Future, per sensibilizzare su temi ambientali su cui in realtà nello stesso momento il Comune organizza anche Trieste Next, forse avrebbe visto meglio un coordinamento e anche un inserimento, una visibilità all'interno del Trieste Next al Friday for Future, non soltanto lasciarli fuori e lasciarli in un posto poco fruibile perché è disturbato o disturbante per gli altri. Quindi la possibilità di poter integrare anche con eventi? Esattamente, coordinare. Il Comune forse dovrebbe farsi carico di interfacciarsi con queste realtà, non soltanto con quelle istituzionalmente costituite come le associazioni, ma anche con gli altri, per coordinare tutto quello che può essere informazione che vada nella direzione di una miglior sostenibilità della vita nella città. Cosa non la convince dell'attuale giunta comunale, di questi ultimi 5 anni e di Roberto Di Piazza? Quali sono le cose che lei cambierebbe?
Ma allora, parlando dell'ambiente cittadino, il fatto che la spinta che sia stata data a Trieste sia quella di realizzare un centro della città che sia il motore economico-turistico, lasciando perdere tutti i rioni e concentrando la vita serale e nel weekend al centro, porta da un lato ricchezza soltanto in una parte della città, lasciando sguarnite, prive di qualsiasi autofinanziamento, perché nessuno investe per fare un bel bar o un bel ristorante in una zona periferica, sono pochi che lo fanno, pochissimi, mentre ciò meriterebbe un maggiore investimento anche nel coordinare attività culturali, attività sociali che vengano fatte al di fuori e che permettano ad un tessuto non sociale ma anche economico di svilupparsi maggiormente in periferia. Io vivo nel rione centrale, abito sulla collina di San Vito e quando scendo in città la mattina della domenica e del sabato in realtà trovo rifiuti lasciati dalle notte precedenti, cioè manca anche cose semplici come il coordinare la raccolta dei rifiuti. Se vai in un'altra città turistica dove la sera è vissuta, poi passano a raccogliere i rifiuti e la mattina dopo la città è pulita. Invece noi abbiamo dei tempi direzionati come se non succedesse la sera, come se succedesse durante il giorno e poi con calma qualcuno il giorno dopo andrà, ma la città ne risente. Allora, abbiamo accennato, si parla dell'importanza dei rioni, delle zone più periferiche, no? Di non solamente il centro città, poi però ci sono anche i problemi, come diceva lei, che evidenziava in centro città. Ma ecco, è un po' il mantra di tutti i movimenti di questa campagna elettorale, viaggiare per i rioni, no? Farsi vedere dalla gente, che poi non rimanga solo una facciata della campagna elettorale, ma che continui poi l'interlocuzione con il cittadino. Abbiamo visto praticamente tutti i movimenti, tutti i politici andare rione per rione, o quasi tutti, proprio per sentire i bisogni della cittadinanza. Ecco, è una chiave esclusivamente da campagna elettorale per, come dire, prendere voti, oppure è veramente i movimenti, i partiti di oggi hanno capito, le liste civiche hanno capito che bisogna ascoltare il cittadino? Beh, le liste civiche l'hanno capito forse non solo da oggi, proprio perché si chiamano civiche e quindi hanno bisogno di rapportarsi direttamente con i cittadini e l'unica maniera vera per farla è sul territorio. Certo, non puoi farlo mettendo solo i gazebo in Piazza della Borsa nel mese che precede le elezioni. L'essere presente durante tutto il periodo del mandato nei rioni e nelle periferie lo fanno le associazioni, e quindi chi esce, ci sono tanti che escono dal mondo delle associazioni per entrare nella politica cittadina, sono abituati a rapportarsi in questo modo e quindi è normale in realtà anche che noi, come tanti altri, ragioniamo e agiamo in questo modo, ma nella periferia, e non necessariamente solo nella periferia, si sono sviluppate attività nei decenni passati che vanno dagli orti urbani, che vanno sempre nella direzione di vivere lo spazio in una maniera più sostenibile e più resiliente, perché anche uno dei problemi che dobbiamo risolvere è sviluppare una resilienza della città e dei cittadini nei confronti dei fenomeni climatici che magari ci troviamo ad avere l'estate con un mese caldissimo e per le persone diventano sofferenti. Il verde è una delle soluzioni principali che possiamo trovare nelle città per mitigare la temperatura. Quindi se nello stato attuale delle aree verdi di Trieste, come le giudica? Lo stato attuale direi che sono semi-abbandonate. Hanno ogni anno meno manutenzione, meno personale che si dedica a questo e meno denaro investito in manutenzione. E si vede in tante aree, ci sono transenne che chiudono, rimangono lì per anni a chiudere delle aree perché non, il comune non investe soldi per ristrutturarle, non ci sono piantumazioni di piante nuove che rendano anche più gradevole. Abbiamo paradossalmente, guardando le statistiche, abbiamo una superficie di verde pubblico che sembra alta per le città italiane. In realtà rispetto alle città europee non è alta, quindi Trieste è il punto
più a nord nell'Adriatico ed è una città di tradizione mitteleuropea, quindi in realtà dovremmo anche confrontarci con le realtà europee, non solo con le altre realtà italiane. Ma se poi guardiamo il numero di alberi che esistono al di fuori delle aree verdi attrezzate, noi in realtà abbiamo tante aree verdi che contornano la città, il boschetto, il carso, il boschetto è relativamente poco vissuto dai cittadini perché è vicino alla casa di pochi, e per il resto è come il carso, prendo la macchina e ci vado, ok, ma uscire di casa a piedi e trovare un po' di fresco d'estate non però le dice in città, insomma nella passeggiata di 10 minuti uscendo di casa, voglio avere vicino a me dei polmoni verdi a cui posso accedere. Certo, sì, d'estate ne ho anche bisogno. Se guardiamo il numero di alberi che esistono al di fuori delle aree attrezzate, noi abbiamo una quantità di alberi che è un terzo di Palermo e la metà di Torino, pur avendo aree verdi attrezzate in superficie ben maggiore di quelle città per abitante. Però quando esco di casa non ho solo il giardino verde attrezzato, posso trovarmi anche gli alberi. Piazza Unità, un secolo fa, forse poco più, per metà era coperta da alberi. Non è che c'era la bora più di oggi, non è che la bora è il deterrente per cui non possiamo mettere gli alberi nella città, perché c'erano prima. Quindi bisognerebbe ripensare a un concetto di città più verde più attrezzato da questo punto generale, di vista. Sì. Allora, se ci sono telefonate, sentivo i telefoni squillare, mandatemele pure. Poi volevo continuare a rimanere un attimo su questo passaggio, perché abbiamo visto i vari rendering, il rendering anche di Porto Vecchio, quello che insomma che la giunta ha visionato insieme all'architetto, quello che potrebbe diventare. C'era molto verde in effetti, perché sì, alberature, piantumazioni nuove, piuttosto che una sorta di bosco urbano, non so come dire, un piccolo analogo boschetto urbano lo vorranno anche fare all'ex caserma della Polstrada di Roiano, quindi le piace come idea? Sì, mi piace più l'idea del boschetto a Roiano perché in realtà è più vicino alla casa dei cittadini. Il Porto Vecchio non è vicino alla casa dei cittadini, è un far bello, un luogo che adesso oggettivamente è abbandonato per la maggior parte della superficie e quindi sì, ben venga anche lì, ma bisogna prima farlo forse vicino alla casa dei cittadini e curare quello che già c'è vicino alla casa dei cittadini. Quindi pensare prima a quello che c'è già e evidentemente migliorarlo piuttosto che progettare il nuovo. Certo, anche perché nel Porto Vecchio potremmo portare delle attività, potremmo portare del turismo, ma non porteremo i cittadini che vivono nelle periferie. Cioè, forse ci andranno un giorno alla settimana a vedere qualcosa. Stiamo su questo argomento perché il Porto Vecchio ovviamente dovevo finire là, dobbiamo parlare anche di Porto Vecchio assolutamente. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno a lei e al suo ospite. Guardi, innanzitutto prima di parlare di alberi, di verde, benissimo, parliamo di lavoro e parliamo di legalità. Allora, guardi, non in base a quanto io le sto dicendo, ma in base a quanto ho letto e potete leggere anche voi. Queste elezioni, se sono fatte come elezioni della Repubblica Italiana, sono illegali. Andate a vedere, e lo sapete benissimo, perché oramai è da qualche periodo che si parla di questo, la legge 3054 della Repubblica Italiana recepisce la legge 1430 che obbligava la Repubblica Italiana a recepire il trattato di pace, una resa incondizionata. L'articolo 10 della Costituzione, primo comma, obbliga la Repubblica Italiana a rispettare i trattati. Lo ha detto l'altra sera o tre sere fa il ministro Patuanelli parlando dell'extradoganalità, parlando dell'allegato ottavo. L'Europa, Trieste è in Europa fisicamente, ma l'Europa non ha titolo sul territorio libero di Trieste, perché per trattato di pace il territorio libero non può fare accordi in esclusiva con nessuno, può fare accordi ma non in esclusiva. Difatti si è già pronunciata l'Europa che sui porti italiani l'Europa non ha competenza su Trieste. Perché? Non è quindi qua da far chiarezza, ci sono queste elezioni.
anche perché vivere nell'illegalità, ma non so, a voi fa piacere? A me no. Non dico che io sono perfetto, per l'amor di Dio, ma questa è una roba troppo grossa. Capite che vuol dire avere una mentalità mafiosa? Vuol dire essere omertosi, vuol dire essere collusi col malaffare. Insomma, dai, mafiosi, mafiosi no, dai. Parliamo di Porto Vecchio, sì. È un porto franco internazionale, è un porto franco internazionale dove vanno messe attività produttive, è un'extra doganalità. L'allegato. Ma adesso ne parliamo, infatti. Grazie, grazie, buongiorno, grazie. No, chiedo scusa, ma non posso ovviamente far durare la telefonata troppi minuti, così rispondiamo, no? Allora, giustamente ricorda le prerogative di Trieste, del porto di Trieste, il telespettatore, poi sappiamo che per l'applicazione dell'allegato ottavo si sta ovviamente discutendo, si sta parlando. Insomma, innanzitutto cosa ne pensa dell'intervento? Allora, intanto sono elezioni comunali che al di là di come uno le pensi, non sono europee, non sono nazionali, riguardano il Comune di Trieste, che stia all'interno del territorio libero di Trieste o che stia all'interno dell'Italia, riguardano appunto il Comune. Poi bisognerà vedere come il Comune, quindi il Sindaco e il Comune, vorrà affrontare chi sarà sindaco affronterà questa situazione, perché è vero che l'autorità portuale l'affronta in un certo modo, però anche il comune può decidere di affrontarla nella maniera più o meno opportuna. Certamente il Porto Vecchio ha questi vincoli, però è anche vero che il Porto Vecchio, dal punto di vista strutturale, se accogliesse attività portuali, commerciali, si troverebbe a ridosso del centro della città con dei conflitti dal punto di vista, diciamo, per la salute dei cittadini da un certo punto di vista. Ecco, cosa ci dovrebbe essere in Porto Vecchio, quindi? Già sono fastidiose avere due navi bianche ormeggiate due giorni a settimana con i loro fumi che finiscono sulla città perché non sono elettrificate nelle banchine, perché in Italia andiamo lenti. Elettrificazione delle banchine sarebbe uno dei primi punti anche. Sarebbe uno dei primi punti, sì. Ci sono progetti pilota che risalgono ormai a forse più di 10 anni fa, fatti qui a Trieste. E altri porti in Italia non è che abbiano fatto un granché, però in Europa i porti del centro-nord Europa si sono mossi già con molto anticipo. E certo ci sono priorità diverse tra una nave che ormeggia al Molo Settimo e quindi è relativamente lontana dalle abitazioni e due che ormeggiano alla stazione marittima e che si trovano a ridosso delle abitazioni, degli hotel, dei turisti, di tutta la cittadinanza che fruisce poi in quei giorni in particolare di quegli spazi della città. Poi ovviamente il Porto Vecchio è un bacino incredibile di risorse che può veramente diventare l'impulso per la crescita della città. Infatti la partita, secondo molti, sulle elezioni si gioca proprio su Porto Vecchio. Ci sono tante differenti visioni. Da un punto di vista, per esempio, dell'abitabilità, della residenzialità, sì. Lei destinerebbe parti residenziali in Porto Vecchio, cioè che la gente ci vada ad abitare? Allora, è essenziale rendere vivo un posto, perché farci soltanto attività che hanno l'orario d'ufficio o l'orario serale fa sì che durante il resto della giornata quel luogo diventi un luogo probabilmente sporco perché nessuno ne ha cura, forse insicuro perché ci va qualcuno che marginalmente lì non trova controlli, non trova qualcuno che presiede il territorio. I territori vanno presidiati svolgendoci delle attività vitali e quindi probabilmente una parte di residenzialità anche ci può stare nel Porto Vecchio, forse non la residenzialità d'élite soltanto che viene prefigurata da alcuni con i residence o gli hotel di alto livello. Perché quelli portano soltanto un certo tipo di vita in quello spazio. Bisogna portare un po' tutta la vita, è come se lo vogliamo far diventare un rione della città, può diventare il rione tecnologico, il rione della scienza, della cultura, può diventare questo, ma... Però purché sia comunque vivo, insomma. Purché si abbia anche degli inserti di vita.
Allora, arrivano tante mail sul Green Pass, adesso ve le devo leggere, ci scrive anche Giorgio Marchesic, candidato sindaco per la Federazione del Territorio Libero di Trieste, che dice no al Green Pass, quindi insomma rimarca la sua preoccupazione per l'obbligatorietà del Green Pass. Hanno partecipato anche loro alla manifestazione di ieri, che è stata davvero grande, no? Perché sì, insomma, tra le 7 e le 8 mila persone che hanno avuto hanno avuto modo di scendere in piazza, in realtà poi percorrendo varie vie, no? Partendo da Largo Riborgo, per poi fare Corso Italia, Piazza Goldoni, poi giù fino in Piazza Dalmazia, rientravano anche per le rive, insomma, un nutrito serpentone, se così possiamo dire. Allora, questo sì, Green Pass sta preoccupando diverse categorie, perché? Beh, preoccupa diverse categorie perché richiede di fare controlli che portano via tempo a chi magari quel tempo vorrebbe dedicarlo ad altre attività produttive, preoccupa persone che non desiderano non vaccinarsi e quindi fare i tamponi ha un costo, fare i tamponi probabilmente al di là di un costo diventerà un problema logistico, perché già ora sembra che le farmacie abbiano difficoltà a tenere il ritmo degli insegnanti, che sono le categorie che in questo momento chi non è vaccinato ha la necessità di fare il tampone. Se questa necessità si estende ad una moltitudine ben maggiore di persone, probabilmente il sistema non è in grado di fornire tamponi nei tempi necessari a ciò che si possa far questo. Quindi c'è sicuramente un movimento trasversale all'economia che si muove contro il Green Pass, che appunto evidentemente non è una misura strettamente sanitaria necessaria, è una misura politicamente necessaria a portare le persone a volersi vaccinare. Secondo lei, poi fra poco andremo in pubblicità, secondo lei l'obbligatorietà che scatta per praticamente quasi tutti i lavoratori il 15 di ottobre è una linea di demarcazione importante, cioè un punto di non ritorno, cioè si va verso l'estensione obbligatoria per praticamente quasi tutti, non si torna più indietro fino alla fine della pandemia. Cosa genererà tutto questo? Altre proteste, altre scese in piazza? Ma secondo me genererà un caos il 15 di ottobre e nei giorni subito successivi, che potrebbero portare anche a rivedere queste posizioni, perché appunto cioè, decidono di attivare sistemi come i tamponi salivari rapidi che permetterebbero di gestire una quantità di test probabilmente maggiore in tempi ragionevoli, ma anche la gratuità, perché per tante persone il fare i tamponi non è sostenibile con la paga che abbiamo in Italia. Cioè il Covid è una malattia che non tocca sostanzialmente i ricchi, no? Ma tocca tutte le persone che non hanno un reddito sufficientemente elevato per tanti motivi. Cioè alla fine paga sempre pantalone, sostanzialmente. Paga pantalone da un lato, perché vabbè, pantalone nel senso di un po' tutti noi italiani, ma soprattutto i più poveri, perché si trovano ad essere marginalizzati rispetto al sistema. Va bene, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo con Andrea Vivoda dei Verdi Trieste, ma torniamo fra poco per altri 55 minuti assieme a Sveglia Trieste. State con noi. Nuovo in diretta, siamo in compagnia di Andrea Vivoda, Verdi Trieste, Europa Verde, e ovviamente, come avrete capito, non c'è Massimo Felice, animalisti e ambientalisti, però
insomma, lo abbiamo invitato, era in scaletta per partecipare come ospite, cercheremo ovviamente di recuperare, di trovare una soluzione, insomma, a scanso di equivoci, ci doveva essere il confronto, questo insomma ve lo voglio dire per correttezza. Ma noi andiamo avanti lo stesso, senza problemi. Allora, vediamo subito insieme a Andrea Vivoda il servizio di ieri proprio sul corteo, sui 7.000 e oltre che sono sfilati in piazza, o meglio nelle piazze di Trieste. Vediamo. Siamo qua per dire libertà, libertà e salute si difendono assieme. Il corteo No Green Pass torna a invadere le strade di Trieste. A 6 giorni di distanza dopo il grande corteo di lunedì scorso sono tornati a sfilare i manifestanti che chiedono l'abolizione del certificato verde. Migliaia le persone che hanno sfilato lungo le vie del centro, 7.000 secondo la questura, 15.000 il dato invece fornito dagli organizzatori. Il corteo è partito dal Largo Riborgo, camminando lungo Corso Italia, Piazza Goldoni, via Carducci e poi via Coroneo, giungendo fino in Piazza Dalmazia e girando per via Ghega e via Mazzini fino alle Rive e via di Mercato Vecchio. La polizia locale ha dovuto, fin dalle 10, bloccare le strade e deviare il traffico, mentre carabinieri e polizia di Stato seguivano la marcia dei manifestanti. Forte il disagio tra chi doveva scendere in città e tra i consumatori, che nel sabato, votato agli acquisti, non hanno potuto accedere ai negozi bloccati dalla folla. Tante le lamentele giunte anche alla nostra redazione di commercianti che per buona parte della mattinata non hanno potuto lavorare. A protestare per le strade c'erano studenti contro il Green Pass universitario, lavoratori e famiglie al grido di libertà, libertà, volto a cancellare l'obbligatorietà del certificato verde. Allora, questo è il servizio, documentato ovviamente dando e da un lato i numeri ovviamente degli organizzatori e da un lato i numeri forniti dalla questura per correttezza, entrambe ovviamente le cose. C'è da dire che l'unica, cioè il diritto giustamente a manifestare è sacrosanto, c'è da dire che però abbiamo ricevuto tante segnalazioni proprio di gente che non è riuscita magari ad aprire il negozio in zona piuttosto che a fare acquisti. È un po' un'arma a doppio taglio, no? Questa può risultare un'arma a doppio taglio, si scende in piazza giustamente per far valere le proprie idee e le proprie, però poi gioco forza può essere un disagio per altre persone, ecco. Certo, bisogna intanto dire che i commercianti probabilmente sono delle pochissime categorie che non vengono toccate da queste norme riguardo al Green Pass, perché i loro clienti possono senza Green Pass entrare nei loro negozi. E i lavoratori non possono andare a lavorare senza il Green Pass, e quindi tocca magari gli impiegati commessi e le commesse di questi negozi, ma non il datore di lavoro, se non che per la necessità di controllare, almeno nominalmente. Ecco, tocca però tutti gli altri. Quello di ieri è stato un corteo forse ancora più grande di quello che c'è stato 6 giorni prima, no? Sì. I numeri erano simili, ma forse sì, credo. L'altro ieri un pelo di più ancora. Ieri eravamo in corteo anche con la nostra candidata sindaco Tiziana Cimolino. E l'impressione che ho avuto io è che il corteo in realtà sia cresciuto rispetto a quanti siamo partiti, e poi in realtà alla fine si è anche un po' disperso una volta arrivati sulle rive nei pressi di Piazza Unità. Tanti hanno preso la via di casa o di dove altro volessero andare. Però effettivamente il corteo sì, era decisamente, direi, più lungo di quanto abbiamo avuto la settimana precedente. Sta crescendo perché la maggior parte delle persone si sentono toccate, almeno quelle che pensano che non sia corretto l'utilizzo del Green Pass, trasversalmente all'attività che svolgono. E quindi sì, dico, a parte i commercianti, di fatto tutti gli altri hanno l'obbligo di avere il Green Pass. Ecco, tra l'altro un telespettatore prima chiedeva tramite le mail se bisogna avere il Green Pass per votare. No, non bisogna avere il Green Pass per votare, probabilmente invece al ballottaggio sarà obbligo averlo per gli scrutatori, per coloro che sono
che lavorano all'interno degli edifici pubblici. Esatto, degli uffici pubblici. C'è una telefonata, però prima della telefonata, un secondo, voglio lanciare giusto questa email. Allora, buongiorno, il Green Pass è giusto che ci sia e al sottoscritto non toglie la libertà come dice la minoranza dei cittadini. Questo lo dice Nevio. Poi Barbara, buongiorno, dove finisce la tua libertà inizia la mia? So che è forse sbagliato il Green Pass, però io che sono vaccinato sicuramente sono più attento di chi non lo è. Già aver fatto il vaccino vuol dire che ci tengo a non ammalarmi, poi basta vedere ieri la manifestazione, tutti senza mascherina, poi invece altre persone che evidenziano la loro preoccupazione per l'obbligatorietà imminente del Green Pass. Prima abbiamo mandato anche la segnalazione del candidato sindaco Giorgio Marchesic, anche lui insieme alla federazione TLT presente alla manifestazione di ieri. Vogliamo rispondere brevemente a queste mail? Vabbè, io conosco personalmente persone vaccinate che invece pensano che essendo vaccinate non corrono alcun rischio per loro e né per gli altri, per cui la consapevolezza del rischio in realtà è qualcosa che riguarda ciascun individuo e ciascuno lo vive in maniera diversa. Capisco la persona che si vaccina perché vuole tutelarsi e sta attenta al di là dell'essersi vaccinata, ma dimostra consapevolezza rispetto al rischio. Il vaccinato che invece non ce l'ha, la consapevolezza, pensa che una volta vaccinato è a posto e quindi non succede nulla. Adesso siamo in un periodo in cui in realtà il virus sta girando poco, però non è difficile pensare che arriverà fra qualche mese probabilmente un'altra ondata, qualche altra variante e che quindi dovremo far fronte a questo e mantenere un livello di attenzione. Diciamo che stiamo tutti aspettando ottobre-novembre per vedere cosa succederà. Certo, va mantenuto un livello di attenzione, ma andrebbe mantenuto comunque a monte rispetto alla propria salute, anche prima e anche dopo che sarà passata questa epidemia. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, buongiorno a voi. Ah, buongiorno. Adriana qua. Adriana, buongiorno, prego. Ieri complimenti davanti ad Onda. Ho passato un'oretta proprio meravigliosa. Inaugurazione degli anni che ha d'onda. E quello che volevo chiedere per me, visto che parlate delle vaccinazioni, sì. E io avrei fatto la Johnson il 1 luglio. Devo richiedere di fare anche un'altra? Come? Devo richiedere di fare anche un'altra o non mi serve? Il vaccino Johnson era unica dose, mi pare. Sì, è unica dose. Non servono altre. No, è chiaro che poi ovviamente bisognerà vedere se con l'accesso alla terza dose sarà ripetibile per lei invece il vaccino che per lei sarà il secondo invece gioco forza. Ora si inizia con la somministrazione delle terze dosi in RSA e per le persone molto anziane, insomma, quindi questi sono i dati attualmente. Sì, io comunque ne ho 75. Ok, ma non è ultra ottantenne, quindi non è ancora il suo momento. Ho capito, cioè posso stare tranquilla perché passerò anche il Green Pass. Ok, altro da chiedere signora? E l'unica cosa che volevo già chiedere, ma visto che siamo sotto all'epoca voglio di piazza assolutamente, e qua intorno Largo Nicolini, e abbiamo in via di Leo un supermercato, qua intorno a noi non abbiamo niente. Non c'è niente, non ci sono servizi. Cioè tutti i negozi che erano, a parte i supermercati qua intorno non c'erano mai, ma tutti i negozi che erano, ci mancherebbe un piccolo supermercato, non servirebbe tanto. Adesso parliamo anche di questo, signora. Grazie, buongiorno. Allora, partiamo dal Green Pass vaccino, abbiamo già discusso, poi magari ci ritorniamo. Parliamo di questa seconda segnalazione, no? I rioni che si svuotano, mancano i servizi, la signora abita in Largo Nicolini, ha citato quella zona, poi in realtà possiamo citarne anche altre. Certo, non è l'unica, si sono aperti dei grandi supermercati nelle settimane, nei mesi scorsi in città, questo fa sì che chiudano negozi più piccoli. Il supermercato ormai vende un po' di tutto, vende anche le pentole, vende di tutto, per cui in realtà non è soltanto il cibo, i beni di primaria necessità.
ne risente tutto il commercio ed il Comune dovrebbe sostenere i piccoli commercianti locali con iniziative e con facilitazioni che vanno al di là di quello che, che la tendenza del mercato deve in qualche maniera contrastarla, perché la tendenza del mercato evidentemente c'è, non fare i centri commerciali. A Trieste non ha avuto tutto questo grande successo fare i centri commerciali, vediamo il Giulia in difficoltà più o meno continua, che cerca di rinnovarsi, ma non si sviluppano all'interno. Non hanno fatto presa nella quotidianità. Hanno fatto presa nella quotidianità dei cittadini, forse perché Trieste in realtà era già un centro commerciale, il centro della città, era pieno di negozi, con una densità di negozi superiore a quella di tutte le altre città che ho visitato. E ora anche a Trieste i negozi chiudono nel centro e si trasferiscono, diventano più piccoli, o nascono i temporary shop. Anche questa è un'iniziativa che può avere un senso sostenere e sviluppare. Ma il Comune può facilitare con delle politiche che aiutino i piccoli commercianti. Abbiamo tante manifestazioni durante l'anno con cui riempiamo di tendoni bianchi la città. Anche su queste forse vale la pena ragionare rispetto al rapporto con il mercato dei commercianti locali, perché forse qualcuna va a creare delle concorrenze inutili nel centro stesso della città, e quindi forse anche queste cose vanno riviste, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista economico. E per esempio un luogo come il Mercato Coperto, che era sulla bocca di tutti all'inizio della campagna elettorale, poi è andato un po' a perdersi. E noi ogni tanto ci torniamo, parliamo con i commercianti dentro, che lavorano per carità, però si lamentano del fatto che potrebbe essere più vissuto. Il Mercato Coperto, ha il piano di sopra che in questo momento negozi. Sì, due negozi, c'è credo un'associazione che svolge qualche attività forse lì sopra, ma avrebbe spazio per ospitare molte più attività sociali e culturali. Sicuramente adesso al di là di rivedere anche il sistema economico che sta al piano di sotto in una maniera magari più complementare a quello che già si vende e a quello che succede all'intorno. Ristrutturare e qualificare anche la struttura per ospitare attività sociali e culturali, avere un orario che permetta di farlo vivere, che ne so, anche la sera per attività. Di fare eventi anche. Sì, fare eventi. Sicuramente va secondo me riprogettato, secondo noi riprogettato in maniera da coinvolgere sia i commercianti che ci lavorano, che il terzo settore, che è quello che potrebbe dare il supporto per le attività sociali e culturali. Allora, vediamo se c'è una telefonata, cosa ci propone il prossimo telespettatore o telespettatrice. Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno, prego. Niente, volevo dire, tutti quelli che hanno dimostrato ieri, no? In piazza. Sì. Quando che tornano a casa, che diano una carezza ai loro bambini, ai loro figli, e che si vaccinino tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, buongiorno. È un commento proprio flash su secco è sì, di questo telespettatore. È un argomento sentito, giustamente, no? Quindi è chiaro che sì, certo. Ci sono pareri contrari, pareri favorevoli. E quello che è stato evidenziato spesso è: non chiamateci Novax, noi siamo no Green Pass, non bisogna confondere. Certo, ci sono tanti vaccinati e ieri c'erano tanti vaccinati nel corteo. Solo che il vaccino dovrebbe essere una scelta libera e consapevole. Allora, sul livello di consapevolezza non tutte le persone possono essere messe sullo stesso piano, vanno aiutate però con un'informazione che sia completa e corretta. Cioè vuol dire, esistono tanti medici che hanno curato domiciliariamente il Covid già dagli inizi, e questo nella comunicazione manca completamente, quindi tantissime persone pensano che l'unica maniera per curare il Covid sia un vaccino, ma non è così. Ci sono persone che sono più a rischio e ragionevolmente possono scegliere di vaccinarsi, ci sono persone che hanno meno rischi e ragionevolmente possono pensare di fare attenzione ed eventualmente curarsi se succedesse. Credo che adesso abbiamo il 10% della popolazione italiana che è stata positiva al Covid. Poi di questi positivi, quanti effettivamente hanno avuto una malattia con dei sintomi significativi
una proporzione tutto sommato molto ridotta rispetto al totale dei positivi, no? Questa grande marea di positivi asintomatici che già dall'inizio si prefigurava esserci. Quindi... Allora, vediamo che credo che ci sia già un'altra telefonata, può essere? Pronto? Caduta la telefonata, ok, invito casomai a richiamare le persone. Parliamo di programmi, il vostro, il verde si capisce ovviamente, certo. L'abbiamo parlato diciamo... prima, ci mancherebbe altro. Le urgenze, se dovessimo citare 3-4 macro argomenti in cui intervenire subito a Trieste, il vostro programma. Allora, intanto infrastrutture. Tra le infrastrutture, un'infrastruttura fondamentale per tutti è l'acqua, e siamo 10 anni dal referendum che aveva chiesto di rimettere l'acqua pubblica. Uno dei nostri obiettivi è quello di riportare l'acqua ad essere un bene pubblico. Il comune è proprietario di una quota dell'azienda che fornisce questo servizio e quindi dovrebbe e potrebbe agire in questa direzione. E poi ci sono le infrastrutture che utilizziamo quando usciamo di casa, sì. Dai trasporti pubblici, le strade, la viabilità. Abbiamo delle criticità come la galleria di Montebello, su cui si sta cominciando a lavorare. Abbiamo delle criticità nell'ambito dei trasporti pubblici urbani, perché la maggior parte delle persone gira con l'auto, e di conseguenza poche persone vanno in autobus e quindi pochi autobus girano. Non si può aspettare che le persone mollino la macchina per dire c'è più richiesta, dobbiamo offrire il servizio di trasporto pubblico in una maniera più completa e funzionale, permettendo alle persone di lasciare la macchina a casa, creando e gestendo dei parcheggi che permettano di parcheggiare la macchina in un posto comodo e prendere dei mezzi pubblici, di utilizzare mezzi di viabilità alternativa come le biciclette, i monopattini, ma senza creare pericoli per i pedoni, per gli altri cittadini o per i ciclisti stessi se li mettiamo sulle strade vicino alle macchine. Mobilità ecosostenibile, pedonalizzando più aree della città, cioè ricorrendo alle pedonalizzazioni, far circolare meno auto magari. Sì, anche questo, diciamo una pedonalizzazione ibrida, perché i mezzi come la bicicletta o il monopattino tutto sommato sono compatibili se limitati e non a rischio incidente. Incanalati nella maniera corretta. La viabilità in realtà automobilistica a Trieste non è regolata, non è controllata, perché girando per la città è rarissimo riuscire a vedere polizia municipale che dà multe a macchine parcheggiate nei posti più impensabili, marciapiedi, doppia fila, tripla fila, le strade con la macchina in doppia fila a sinistra e una macchina in doppia fila a destra. E qui non posso dare torto assolutamente, perché sì. Effettivamente... ma quindi c'è un problema parcheggi? C'è un problema parcheggi, ma c'è anche un problema controlli, nel senso che se la polizia municipale girasse e facesse atto di deterrenza da un lato a parcheggiarsi in doppia fila in maniera così diffusa, si creerebbero meno rallentamenti nel traffico, che scorrerebbe più fluido. Non per difendere chi parcheggia in doppia fila, ci mancherebbe altro, ma io ho proprio, c'era stato anche un problema negli ultimi mesi in Corso Italia, perché ovviamente in pieno era Covid, c'è tanti autotrasporti che arrivavano in continuazione, proprio corsie per esempio di Corso Italia che venivano, però la gente non riusciva a lavorare, non riusciva a, se non parcheggiava un attimo lì, non riusciva a scaricare proprio la merce perché non aveva altri punti di stallo dove mettersi, quindi è proprio un problema logistico, di strutturale della città. Sì, per il mio lavoro mi trovo anch'io a girare con il furgoncino e a non trovare un parcheggio, nemmeno nel carico scarico, che è spesso occupato da automobili civili, persone, che non hanno probabilmente titolo ad occuparlo. Mancano posti per chi ha bisogno di utilizzare il mezzo per trasportare beni o per fornire il servizio, perché va a fare una manutenzione. Questi sicuramente mancano e andrebbero creati altri stalli che permettano questo, però bisognerebbe incentivare la creazione di parcheggi che facciano da polmone e da transito, ma forse anche la ristrutturazione di edifici che diventino parcheggi, perché siamo pieni di edifici che non utilizziamo nel centro,
Perché non fare dismessi, sfitti, esatto, che magari potrebbero essere... Sì. Beh, è un'idea anche questa. È un'idea anche questa. Allora, prima della pubblicità, diamo una telefonata. Dai che c'è, pronto? È pronta? Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, sono Corona. Ah, signora Corona, salve, prego. Come state, bene? Ma sì, dai, è domenica, siamo pimpanti, stiamo bene. Una bella giornata. Ascolti, io non dovrei intervenire in quanto sono candidata con noi con Trieste, col sindaco di piazza. Ah, non lo sapevo. Beh, ormai però, è intervenuta, quindi insomma. Sì, appunto, però mi stringo il cuore, sentendo parlare il signore dei Verdi, avrei tanto piacere che venisse giù in viale e che vedesse come sono trascurati gli alberi, che io, lei lo sa benissimo quante volte sono intervenuta. Sì. Poi avevo dato una mia idea di fare proprio nella zona del viale, che dall'inizio fino a Giulia, si potrebbe fare una parte laterale solo esclusivamente per bici, per biciclette, di modo che vadino in sicurezza. Sarebbe già un pezzo di strada in centro Trieste predisposta, pronta per poter fare andare in sicurezza le biciclette. Poi c'è un'altra cosa, gli stalli in centro città, come avete detto voi prima, dovrebbero essere con orari ben precisi prima che entri in città tutto il traffico, perché sennò ingombrano e non si possono lasciare così, diciamo, alla selvaggia, perché la gente reclama. E un'altra cosa, con la campagna elettorale mi sono fatta un giro un po' fuori della città. Effettivamente gli alberi che sono stati tolti non sono stati rimpiantati, la piantumazione dovrebbe essere fatta e questi Verdi dovrebbero veramente sentirlo. Comunque io sono disposta a collaborare anche con loro pur di avere risultato. Va bene, signora Corona, allora devo chiudere perché adesso... Vi ringrazio moltissimo, grazie. Buona domenica. Grazie signora Corona, grazie. Ecco, adesso ci tocca arrangiare la par condicio, adesso mi toccherà prendere il minutaggio e verificare. No, vabbè, dai, insomma, una persona ha telefonato, giustamente abbiamo sentito quello che ha detto. Ecco, vogliamo rispondere brevemente a queste cose, ritardiamo la pubblicità di qualche minuto. Beh, fa piacere che anche dall'altra parte, dove c'è il sindaco di piazza, ci sia qualcuno che ha delle idee sul verde che coincidono con le nostre, sulle viabilità anche che coincidono con le nostre. Certo, sono cose che oltre a dirle in trasmissione è utile le dica al sindaco di piazza. Non so se le ha dette già tempo fa il sindaco di piazza e non è stata ascoltata, ma certamente sono cose da fare. Il verde è trascurato, ma è trascurato il servizio verde pubblico del comune, in realtà, che perde personale, che non viene rimpiazzato quando va in pensione, e le risorse sono sempre più strette, quindi il verde perde questo. Io mi ricordo Scala Serpentina, che sono stato lì del Piazza Volontari Giuliani, proprio in un incontro con vostri rappresentanti, abbiamo proprio fatto un giro per vedere proprio appunto come sono prese alcune aree verdi. Allora, andiamo in pausa pubblicitaria e poi gli ultimi 25 minuti assieme a Andrea Vivoda di Europa Verde, Verdi Trieste. A fra poco. Tico. Bentrovati di nuovo a Sveglia Trieste assieme ai Verdi, per il nome di Andrea Vivoda, Verdi Trieste Europa Verde. Io devo sempre ricordarmi che voi siete un partito, ma in realtà insomma viaggiate per l'Europa, perché in realtà i Verdi sono in tutta Europa, anzi fra poco le elezioni in Germania, prima ne parlavamo inizio trasmissione, corrono anche lì. I Verdi in Germania sono il terzo partito secondo i sondaggi e speriamo che abbiano un successo e che questo possa trainare i Verdi in tutta Europa, anche qui a Trieste e nelle altre città italiane. Bene, allora continuiamo a parlare di Verde, visto che siamo con l'ospite giusto per l'argomento, perché prima in fuori onda parlavamo del Giardino San Michele, che invece, se vogliamo anche spezzare una lancia a favore della buona manutenzione, che insomma lì c'è,
perché quello è un giardino tenuto davvero molto bene, con dei punti area gioco per i bambini, le persone vanno lì, ci sono le panchine, uno può passare piacevolmente il pomeriggio nelle giornate di sole, l'erba è curata, insomma è un bel esempio. Sì, è un giardino, è l'unico giardino attrezzato di una certa dimensione che stia nel centro della città, ma è anche l'unico giardino della città che ha un'associazione che se ne cura giornalmente ormai da più di 20 anni, è l'associazione Andandes, che ha sviluppato la progettazione del giardino già in collaborazione con il comune nei decenni passati in un'ottica di collaborazione molto stretta e questo da un lato con la manutenzione giornaliera e con le attività sociali fatte ogni giorno, perché ci sono eventi culturali, le feste di compleanno dei bambini, ci sono le palestre che svolgono le attività all'aperto causa Covid, ma certo. Tutto sommato causa Covid ben venga anche fare attività all'aperto, perché fa meglio farle all'aperto che farle al chiuso. Mi auguro che anche quando il Covid sarà finito, in realtà tante realtà possano continuare a svolgere attività all'aperto in maniera organizzata. E quindi probabilmente è necessario anche in prospettiva che anche le altre aree verdi abbiano qualcuno che se ne prenda cura e che se ne prenda cura e in maniera collaborativa con il comune sviluppi attività e manutenzione. Bisogna probabilmente che il comune permetta a queste realtà non solo di svolgere attività che non abbiano esclusivamente fini privi di lucro, ma di svolgere anche attività che abbiano dei risvolti economici, probabilmente perché ormai nella sussidiarietà con le nuove leggi sul terzo settore, in realtà facendo entrare le imprese all'interno appunto del terzo settore, probabilmente va rivista anche questa prospettiva. Però sì, le aree verdi, c'è bisogno che qualcuno ci stia ogni giorno. Aree verdi, ma i cittadini chiedono anche aree sgambamento cani, possibilità di aree dedicate agli amici a quattro zampe, in ogni rione. Certo, e tanti giardini appunto permetterebbero di avere entrambe le cose. Noi abbiamo giardini più o meno in tutti i rioni. Come aree verdi siamo tra le città italiane che ha più metri quadrati per abitante, però forse contiamo aree verdi periferiche alla città che la contornano, dal boschetto a forse... Come dicevamo prima. E quindi però anche il boschetto è attrezzato, ma per renderlo vivo bisogna sempre che qualcuno se ne prenda cura ogni giorno. Essere presenti sul territorio fa sì che si aumenti anche la sicurezza del territorio, no? Perché le persone che in qualche maniera vogliono delinquere o insomma avere dei comportamenti non corretti si allontanano dalle zone frequentate continuamente da altre persone. Allora, sentiamo chi c'è al telefono, poi magari torniamo su questo punto. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno, prego. Sì, volevo fare un intervento non politico ma tecnico, mirato soprattutto al fatto che l'ospite ha detto di appartenere a un movimento politico che si chiama Europa Verde, quindi non Italia Verde, ma Europa Verde. Quindi è chiaro che lui si appoggia a quelle che sono le prospettive future, le proiezioni future dell'Europa, ma soprattutto, dico io, della Germania, in quanto è la Germania in questo momento che fa da carro, diciamo così, da carro trainante alla green economy. Ora succede questo: Trieste è stata privata del traffico cinese proprio perché è stato assorbito o viene assorbito o è in corso di assorbimento quasi totalmente da parte della Germania, in quanto ad Amburgo si sa c'è un grosso contratto con i cinesi, soprattutto per la produzione, per la fornitura di terre rare, ovvero sia di quei 15 elementi lantanidi, non so se gli analisti del suo partito Europa Verde hanno già esaminato questa cosa, e soprattutto lantanidi, ma anche litio, e poi c'è il rame e un sacco di altri minerali. L'alluminio, che è fondamentale anche per la green economy, sta andando alle stelle. L'Italia e l'Europa in genere
sono carentissimi di questi elementi indispensabili per la tecnologia della green economy e quindi si troveranno in grande difficoltà, i costi saranno enormi e chiaramente graveranno sulle spalle dei cittadini. Volevo sapere se il partito, se gli analisti, i tecnici del partito di Europa Verde sono al corrente di questi fattori e come pensano che verrà affrontato dal punto di vista economico questa specie di rivoluzione ecologica, proprio in considerazione che in questo momento circa dal 70 all'80% dei prodotti provengono dalla Cina, quelli necessari per la green economy ovviamente. Buona giornata. Buona giornata, buona domenica. Prego, Vivoda. Certamente le materie prime, le terre rare, non solo arrivano da fuori Europa quasi completamente, per noi come per la Germania, come per gli altri paesi europei, e anche la produzione, come diceva l'ascoltatore, arriva per il 70% dalla Cina. E questo sicuramente non lo possiamo cambiare a livello locale, non possiamo influire da Trieste su questo. Il rapporto tra Germania e Italia certamente potrebbe trovare delle pieghe nel rapporto tra governi nazionali. Il fatto che Trieste sia di fatto un porto che non serve molto l'Italia ma che serve il centro-nord Europa è anche un fatto, e che quindi per il governo italiano forse non è così importante quanto altri porti italiani, mentre per il mercato centro e nord europeo Trieste se la deve giocare con i porti che stanno a nord e che stanno in casa alla Germania. Oggettivamente credo che non sarà facile trovare per Trieste una forte sponda a livello nazionale se dobbiamo giocarci da un lato un bilanciamento economico sull'acquisto di prodotti, di materie prime, perché anche le nostre aziende producono tecnologia, hanno bisogno dei stessi materiali tedeschi, sono anzi forse i concorrenti maggiori dei tedeschi nella manifattura tecnologica di un certo livello. Probabilmente finiremo col rimetterci noi, perché siamo soltanto commerciali, funzionalmente commerciali per il centro e nord Europa, ma dal punto di vista economico giochiamo solo questo ruolo. Beh, insomma, una risposta insomma, per il telespettatore anche abbastanza precisa, almeno in base a quello che il telespettatore chiedeva. Bisogna guardare esempi all'estero, prima ne parlavamo, no? Per quanto riguarda ovviamente il lavoro, ma anche per quanto riguarda insomma, anche altri settori. Abbiamo parlato molto di Germania. Sì. Ci sono altri punti di riferimento particolari per la buona amministrazione di un territorio, ma anche da pescare in Italia, attenzione, perché andiamo verso le elezioni amministrative. Come sono stati questi 5 anni ultimi a Trieste? Questi 5 anni ultimi a Trieste sono stati, la percezione che io ho avuto e che ho condiviso con altri è stata un po' l'assenza del farsi vedere, del farsi sentire da parte del comune. Il comune ha certo organizzato manifestazioni, adesso c'è il Trieste Next, ad esempio, che è il comune insieme all'università come primo motore, ma al di là di questi eventi dimostrativi in realtà manca una presenza sul territorio nel senso più vasto, cioè si fa vedere nel centro della città. È diventata, di fatto Trieste è diventata una città con un centro turistico e con una periferia un po' trascurata e abbandonata a favore di questa prevalenza dell'area centrale. E zone come Servola, no? Che si è svuotata negli anni, causa anche Ferriera, in 20 anni di svuotamento, piano piano le persone se ne sono andate, rimangono pochi fedelissimi, ora non c'è più la Ferriera. Cosa fare di quella zona? È ancora vuota. Quella zona è ancora vuota? Certamente dal punto di vista residenziale Servola adesso riguadagnerà valore, perché senza l'inquinamento forte della Ferriera diverse persone... Anche il settore immobiliare ne beneficerà. Sì, o andarci a star. Comunque è un rione fatto di piccole casette, non ha... L'estetica anche del rione è una cosa importante rispetto alle altre zone che la circondano, dove i caseggiati sono grandi e quindi la maggior tranquillità che potrebbe dare una casetta certamente può invogliare tanti cittadini.
Cosa fare di quell'area? Quell'area è fortemente inquinata, quindi cosa farci significa metterci le mani per risanarla. Metterci le mani per risanarla non è un processo così semplice, probabilmente non nemmeno un processo così rapido. Probabilmente Cioè va fatto. paghiamo, quanto paghiamo la presenza per una vita della ferriera? Beh, un secolo forse più di inquinamento che si è concentrato in quel sito. Veramente sarà lunga riuscire a risanare, a rendere fruibile. Probabilmente si potrebbe, boh, non so, estendere attività portuali a più basso impatto anche da quel lato, visto la necessità che ha il porto di espandersi e di portare altre banchine. Sì, attività industriali così vicino al centro della città non ha effettivamente più senso in una città europea. Altro tema che non abbiamo ancora affrontato, quello del turismo. No, Trieste, che città turistica deve essere? Prima, parlando delle grandi navi, abbiamo detto per esempio che inquinano, no? Lei diceva ci vorrebbe, bisogna avviare velocemente certi processi come l'elettrificazione delle banchine, se vogliamo continuare a ospitare colossi senza inquinare, ma il turismo è importante per Trieste? Quanto secondo voi è importante? Nella percentuale complessiva, alcune persone dicono che Trieste deve proprio puntare sul turismo a livello economico, di crescita economica. Altri dicono che il turismo è sì importante, ma in realtà è un'appendice di Trieste, la produttività, l'industria invece è tutt'altra cosa ed è molto più importante. Insomma, cos'è il turismo a Trieste? Come deve essere? Che tipo di turismo ci deve essere? Turismo alla spicciolata, turismo invece da lungo periodo? Come lo vede? Beh, il turismo che abbiamo a Trieste è un turismo alla spicciolata, ma è un turismo che potrebbe svilupparsi un po' più sul lungo periodo. Non è certo uno dei punti del nostro programma elettorale quello di sviluppare propriamente il turismo a Trieste, ma è piuttosto di dare servizi agli altri cittadini di Trieste. Trieste è una popolazione che cala di numero perché fuggono i giovani che vogliono fare qualcosa perché hanno studiato e gli altri che vogliono rimanere qui o che non hanno studiato abbastanza da trovare un posto prestigioso e utile da qualche parte si trovano in difficoltà perché non hanno servizi. Quindi bisogna sviluppare servizi per le famiglie e per i giovani delle famiglie, dagli asili nido a dare anche aiuto a chi l'asilo nido vuol farselo in maniera autogestita, lavorando sempre con il privato sociale, collaborando. Il turismo può svilupparsi, ma non abbiamo da molto tempo ormai a Trieste mostre, ad esempio, che portino eventi culturali di un alto livello. Abbiamo esposizioni di livello medio-basso rispetto a, penso, a quelle che accadevano qualche decennio fa. Quindi mancano Bisognerebbe riferimenti a forse, livello culturale per attrarre un certo tipo di turismo. forse manca questo, sì, anche. Forse si può portare a Trieste, abbiamo talmente tanti hotel ormai a Trieste, che forse si può pensare che qualcuno a Trieste arrivi, soggiorni più giorni e giri a Trieste e nel territorio circostante, comprendendo Slovenia, il Friuli Venezia Giulia, facendo base qui. Tanti, soprattutto giovani, soprattutto chi arriva dal centro e nord Europa, è abituato a muoversi con la bicicletta anche per fare turismo nei pressi di casa sua. E se non arriva con la bici proprio fino qui, bisognerebbe anche dargliele le bici perciò che possa partire da Trieste e farsi giri in bicicletta. Anche il tema piste ciclabili ricorre spesso, no? Perché com'è messa Trieste da questo punto di vista? Beh, da questo punto di vista Trieste ha poche piste ciclabili, perché recentemente è stata implementata soltanto il tratto che gira dalla pista ciclopedonale fino ad arrivare a Passeggio Sant'Andrea, ma non abbiamo manutenzione sulla pista ciclabile di Viale Miramare da ormai tanto tempo. Fino a Varcola praticamente, non ha manutenzione.
non ha nemmeno una progettualità, perché è sacrificata su un marciapiede condiviso con i pedoni. E dall'altra parte è vero, ci sono i bagnanti, ma è pieno di parcheggi per le macchine. Alcuni avanzavano l'ipotesi di fare piste ciclabili anche in costiera, no? In strada costiera, potrebbe essere una buona idea. Beh, se avessimo turismo ciclabile, è per lì che deve passare, certo non può passare per altre strade. Perché è un accesso importante, lei dice, alla nostra città, certo, di conseguenza. Sì. Sia, anche se vogliamo portare i turisti a soggiornare a lungo Trieste, a spostarsi da qui con una bicicletta per andare a visitare qualcos'altro. È un problema che, a livello culturale intendo, la mobilità sostenibile, sì. Se ne sta parlando molto, il fatto che siamo molto abituati invece a utilizzare la nostra macchina, il nostro mezzo di trasporto, tra virgolette, più comodo, no? Certo. Perché uno dice prendo la macchina, prendo il motorino, mi sposto in tempi brevi, invece poi, anche lei diceva prima, se andiamo in certi paesi del nord Europa vediamo che è un mondo completamente diverso, ma quindi è un certo. problema culturale. È un problema culturale, sì. Io vivendo in centro città, ormai mi sposto a piedi in bicicletta quando scendo in città, ma con la bici elettrica anche quando devo andare un po' più lontano senza portare. Però è anche vero che non si può rivoluzionare la vita del cittadino dall'oggi al domani, parliamo comunque di un percorso in divenire. Ah, certo, sì, un percorso in divenire, ma vuol dire, avevo la moto e lo scooter, ho venduto moto e scooter e utilizzo la bicicletta o l'automobile quando mi serve portare qualcosa di più grande, voluminoso o altre persone. Non trovavo parcheggio con lo scooter in città, mi toccava parcheggiare in divieto e qualche volta prendevo la multa, quindi voglio dire, anche molto banalmente dal punto di vista concreto, è difficile con la bicicletta, è più semplice, servirebbero altri stralli, ma almeno uno non prende la multa con la bicicletta e non quando si prende la multa anche con lo scooter vuol dire che è grave, la situazione è grave. Allora ci dobbiamo fermare per la telefonata, quindi poi credo che a questo punto la telefonata sarà l'ultima per l'ospite qui presente, Andrea Vivoda. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Vi parlo col signor, però parlo per tutti quei candidati in genere. Va bene, prego. Villa, guardi, 7 marzo che sento parlare, ascolto solo voi e sento tutto. Ma quel che ho inteso fino adesso sono solo critiche, cose promesse ma che sarà impossibile farle. Però non ho sentito nessun dire sono da visitare un stabilimento, sono da visitare una fabbrica, ho parlato con i disoccupati, sono da in case di riposo, sono da negli ospedali, nel centro di igiene mentale. Tutta questa gente qua. E viene qua a dire che tanto vuol bene al popolo qua, ai cittadini, ai triestini. Noi che vuol bene niente, loro che vuol bene alla poltrona. Perché sono quasi tutti poltronari. Perché un ha detto, sì, se bel sportivi essere, però se meglio il sindaci essere. Dunque, vi pare che sia una cosa seria e nelle condizioni che se troviamo. Qua mi ho inteso solo critiche verso Di Piazza. Va bene, sarà il Sevezzo, il quel che se vuole, ma lui che ha messo a posto la città. Adesso mi capisco che se forse è anche ora di cambiare, però non si butta tanto fango su una persona. Mi quelle persone che lo ha tanto malmenato, che ha tanto parla male di lui, mi di quelle persone non ho fiducia. E poi qui che parla. Mio papà, quando io ero piccola, mi diceva, ascolti me, se te trovi un che tanto ciaccola, tanto parla, no, sta che lontano. Perché questa è una persona che non sa fare niente, e se è un niente, un nulla, e sa solo parlare, perciò non sta all'ascoltare. E se è verità. E parla, ma di concreto per questa città cosa stai facendo? Vedere le condizioni che si trova a Trieste dopo questa malattia, questa porcheria di roba che abbiamo avuto. Ma cerchiamo di essere un poco concreti. Andiamo a visitare dove c'è la povera gente, il centro di igiene mentale, che c'è questa povera gente per strada che c'è, che ciga, che urla, come matti, che conto chi viene fuori da là. Invece di parlare di cretinade, perché mi ho inteso solo cretinade. Vabbè, dai, insomma, signora, ognuno dice la sua, dai, come lei ha fatto adesso. Sì, grazie, buongiorno, grazie. Rispondiamo a questa telefonata. Intanto, sì, la nostra candidata sindaco, Tiziana Cimolino, è un medico che opera, è un medico di medicina generale e di famiglia. Opera sul territorio, lo fa in collaborazione anche con i servizi sociali perché con le associazioni con cui lavora ha sviluppato diversi progetti
per rivolgersi alle persone che hanno disagi e quindi l'esperienza ce l'ha e sicuramente la porterà nel suo bagaglio di lavoro all'interno del consiglio o di dove possa arrivare in seguito a queste elezioni. Quindi si tratta di fare basandosi sull'esperienza. Ecco, certamente. Poi ovviamente adesso, vabbè, mancano due minuti, ma insomma fra poco chiudiamo questo spazio, ma possiamo fare un'ultima battuta. Tanti programmi, tanti progetti per queste elezioni a Trieste, ovviamente non dimentichiamo, si vota anche a Muggia, quindi insomma lo ricordiamo giusto per dovere, ci mancherebbe altro, ma insomma Di Piazza cerca la riconferma, tanti coloro che concorrono per lo stesso ruolo. Ecco, il centrodestra è unito effettivamente, è molto unito con Di Piazza, mentre poi ci sono tante correnti di pensiero diverse. Come la vede questa situazione, questa compagine elettorale da questo punto di vista? È avvantaggiato Di Piazza per il fatto che il centrodestra sia unito in suo sostegno? Ma forse sì, è avvantaggiato, e che ci sono tanti cittadini indecisi ancora che non hanno espresso un proprio parere e probabilmente a sinistra ci sono tante sfaccettature, tanti modi di vedere e di affrontare le cose, e il primo turno probabilmente sarà quello che segna quali sono i modi che gli elettori scelgono e vogliono privilegiare, e quindi poi probabilmente e si finirà col convergere a sinistra su qualcosa di più condiviso, condivisibile, o almeno su dei denominatori comuni. Cioè di riuscire a fare squadra per portare avanti un progetto. Sì, magari utile sarebbe sfruttare le esperienze che poi ciascun candidato, ciascuna persona ha professionalmente, che posso portare all'interno di quella che auspicabilmente sarà la giunta di sinistra che potrebbe governare Trieste nei prossimi anni. Va bene, grazie Andrea Vivoda, Verdi Trieste, Europa Verde, per essere stati in nostra compagnia. Grazie a lei e a tutti gli spettatori. Grazie a voi per averci seguito, continuate a farlo, ancora 1:25 assieme dopo la pausa pubblicitaria, fra poco. Corteo No Green Pass torna a invadere le strade di Trieste. A 6 giorni di distanza dopo il grande corteo di lunedì scorso sono tornati a sfilare i manifestanti che chiedono l'abolizione del certificato verde. Migliaia le persone che hanno sfilato lungo le vie del centro, 7.000 secondo la questura, 15.000 il dato invece fornito dagli organizzatori. Il corteo è partito da Largo Riborgo, camminando lungo Corso Italia, Piazza Goldoni, via Carducci e poi via Coroneo, giungendo fino in Piazza Dalmazia e girando per via Ghega e via Mazzini fino alle Rive e via di Mercato Vecchio. La polizia locale ha dovuto, fin dalle 10, bloccare le strade e deviare il traffico, mentre carabinieri e polizia di Stato seguivano la marcia dei manifestanti. Forte il disagio tra chi doveva scendere in città e tra i consumatori, che nel sabato, votato agli acquisti, non hanno potuto accedere ai negozi bloccati dalla folla. Tante le lamentele giunte anche alla nostra redazione di commercianti che per buona parte della mattinata non hanno potuto lavorare. A protestare per le strade c'erano studenti contro il Green Pass universitario, lavoratori e famiglie al grido di libertà, libertà, volto a cancellare l'obbligatorietà del certificato verde. Così come mostrato questa mattina, come mostrato ieri sera, adesso ne parliamo anche con gli ospiti, come abbiamo fatto anche con l'ospite precedente. Tra gli ospiti, signori, in questa puntata di Sveglia Trieste, ci ha raggiunto Massimo Felice, animalisti e ambientalisti. Lei doveva esserci prima, però insomma c'è stato un misunderstanding, noi lo accogliamo
Non si manda a casa nessuno, ci mancherebbe altro. Grazie mille Marco. Quindi benvenuto Massimo Felice, benvenuto anche a Marco Bertali del Movimento 3V. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto a Francesco Viviani di Cambiamo Trieste. Buongiorno e buona domenica anche a chi ci segue da casa e complimenti per il nuovo studio. Il nuovo studio è bellissimo, grazie mille, noi ci teniamo effettivamente, insomma questi colori rilassanti poi di prima mattina non aiutano magari, insomma, però... Noi andiamo avanti. No, scherzo ovviamente. Allora, partiamo dal Green Pass. Abbiamo mandato il servizio dove ovviamente abbiamo dato i dati che ci ha fornito la questura, i dati che ci hanno fornito gli organizzatori. Era veramente un lungo serpentone di persone, dobbiamo dire, forse più addirittura di quello di lunedì scorso, perché sicuro. Credo fosse un po' di più comunque. Allora, no Green Pass. Il Green Pass il 15 ottobre diventerà gioco forza obbligatorio per quasi tutti i lavoratori praticamente, questo genera ovviamente delle reazioni da tutte le parti. Allora facciamo il punto, parto direttamente con l'esponente del Movimento 3V, immagino ieri abbiate seguito ovviamente, anzi avete seguito la manifestazione. Beh, non è che abbiamo seguito, noi siamo tra i gruppi organizzatori di questa iniziativa. E visto che così ci è stato chiesto, noi non abbiamo esposto bandiere, vessilli, no. Siamo stati discreti e abbiamo partecipato in gran numero, no? come movimento, perché questa è una delle nostre battaglie, anzi la principale, no? Anche in questa campagna elettorale per le amministrative. Cioè, è il primo punto che noi andiamo a considerare, cioè, non si può, secondo noi, rispetto a un incendio, no, che sta sviluppandosi in tutto il mondo, in tutta la nazione e quindi anche in Trieste, e l'incendio è la narrativa rispetto a questa supposta pandemia, non si può continuare anche in elezioni amministrative a parlare semplicisticamente di c'è un incendio che sta minacciando casa, ma noi vorremmo un attimino rivedere l'arredo interno, d'accordo? Noi pensiamo che in questo momento ci sia da far capire al maggior numero di persone che cosa è accaduto e cosa sta ancora accadendo. La prima cosa da dire è che tutto nasce da quella che è una falsificazione rispetto all'interpretazione dei dati dei tamponi, d'accordo? Perché tutto deriva da lì, nessuno nega che non ci sia stato ovviamente all'inizio dell'anno scorso, nel marzo del 2020, un qualcosa di strano che è accaduto, cioè quindi una forma nuova di coronavirus che è apparsa, adesso bisogna vedere, no? Ingegnerizzato, uno spillover, sicuramente ha fatto all'inizio dei disastri, ma poi i disastri sono stati incentivati da quello che è stato un aspetto appunto valutativo e poi di intervento del tutto negativo. Per dirla chiaramente, no? I test molecolari PCR non sono assolutamente affidabili, nel senso che dipende dal ciclo di amplificazione. Nel momento in cui vengono fatte delle amplificazioni, io sono medico, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, d'accordo? E quindi parlo con una certa cognizione di causa. Allora, nel momento in cui i cicli di amplificazione sono superiori ai 24, sicuramente andiamo incontro a un numero di falsi positivi esagerati. In questo momento vengono fatti ancora come cicli di amplificazione 36-38. Quindi, per esempio, ieri c'era una percentuale dello 0,98, no? Di persone che vengono definite contagiate. In realtà non sono dei contagi, ma sono semplicemente delle persone che sono positive a questo tampone. Okay, se noi facessimo adesso sotto 24 cicli di amplificazione, invece che 0,9 avremmo 0,1, quindi immediatamente sparirebbe la questione della pandemia. E quindi tutto quanto si innesta su questo, perché poi diciamo il Green Pass è il risultato di questo. Non ci sarebbe Green Pass, no, se noi avessimo delle diciamo quantificazioni precise e scientifiche e non così alterate, non così spinte verso l'alto attraverso questi tamponi. Ok, dunque Green Pass, chiedo a Massimo Felice, un tema ovviamente sulla bocca di tutti, fra poco diventa obbligatorio per quasi tutte le categorie di lavoratori, lei come la vede? Beh, Gianluca, è innegabile dire che il Green Pass è, come dire, il governo ha trovato questo escamotage per
cercare di far vaccinare il più alto numero della popolazione, questo è innegabile. Posso dire che molti miei amici che sono vaccinati come me, a un certo punto pensano anche al fatto, piuttosto che questa posizione un po' ondivaga, quindi rendere obbligatorio in certi casi il Green Pass, in certi altri no, piuttosto si poteva arrivare a rendere il vaccino obbligatorio per tutti e così si risolveva anche il problema del Green Pass, non sarebbe più occorso creare questa situazione in cui è un po' come aizzare le persone, come è successo anche ieri con il corteo. Quindi, chi è aizzato? Cioè, scusa, non capisco. Il governo con questa situazione del rendendo il Green Pass obbligatorio ma solo per certe categorie di persone, quindi per andare al cinema sei obbligato ad avere il Green Pass, per andare al ristorante sei obbligato ad avere il Green Pass. Io per esempio sono un musicista e ci ritroviamo ad avere un grosso problema per esempio per le attività per musicali dal vivo. E quindi la mia posizione è che a un certo punto sarebbe forse stato meglio rendere il vaccino obbligatorio. E sarebbe stata una posizione più chiara anche da parte del governo. Allora passo la parola adesso da Francesco Viviani, cambiamo Trieste. Grazie. Guarda, ieri ho ricevuto una chiamata da una signora che mi fa, non è vaccinata questa persona, e mi fa: guarda, cosa devo fare? Ed era molto spesata, perché anche sull'obbligatorietà dei vaccini all'interno dei luoghi di lavoro tante persone ancora non sanno come fare. Io credo che bisogna fare un servizio, deve farlo anche la politica, pulito di comunicazione e di informazione, perché credo che anche tante persone da casa su questo argomento, vaccini, vaccini sì, vaccini no, tamponi sì, tamponi no, sono molto spaesati. Perché? Perché c'è di fondo una politica con posizioni diverse, anche all'interno degli stessi partiti, e questo è anche legittimo perché ognuno ha la sua opinione, però ci deve essere una linea comune. All'inizio della pandemia abbiamo visto anche un bel spirito, no, di unità nazionale. Ritorniamo a questo spirito di unità nazionale, perché questa cosa dei vaccini sta dividendo molto, e divisi non andiamo da nessuna parte. Anche nella nostra politica locale, per costruire qualcosa dobbiamo essere uniti. Allora, si va verso le elezioni, manca una settimana al voto, si gioca una partita importante, tanti candidati a sindaco per Trieste. Com'è quest'ultima settimana? Come sarà? Innanzitutto i programmi, le urgenze per la città, quali sono le urgenze? Cioè, qual è la prima cosa che bisogna fare per incidere su Trieste, Marco Bertaglia? Allora, prima ho fatto l'esempio dell'incendio, ho fatto la metafora, l'urgenza è questa, l'urgenza è affrontare a partire proprio dal Comune di Trieste questo discorso della pandemia per come è stata impostata, d'accordo? Quindi ovviamente il Green Pass per come è stato impostato è un qualcosa di anticostituzionale, è un ricatto che viene fatto adesso rispetto a tutte le categorie lavorative, con il fatto che questo tampone, che dovrebbe essere fatto come dicevo prima in maniera scientifica e non deturpando i dati, dovrebbe essere quantomeno gratuito, no? Quantomeno gratuito per tutti i lavoratori, e invece ovviamente è una spinta alla vaccinazione. Sentivo qua i colleghi che dicevano addirittura, i colleghi di studio, insomma, addirittura vaccinazione obbligatoria. Ma stiamo scherzando? Allora, la vaccinazione che viene fatta adesso è una vaccinazione del tutto sperimentale, le persone debbono saperlo, d'accordo? E con effetti avversi
che a breve termine che sono sottaciuti e che non vengono considerati, e soprattutto non vengono considerati quelli che potrebbero essere gli effetti avversi a medio-lungo termine, d'accordo? È una vaccinazione con sieri genici, perché contengono RNA, che purtroppo, dico purtroppo, ultimamente dalle ricerche vanno a confermare come ci possa essere anche attraverso una trascrittasi inversa all'interno del nostro cellule, una polimerasi teta, trasformato questo RNA in DNA, d'accordo? Quindi noi non sappiamo assolutamente quelli che saranno gli effetti a medio e lungo termine. Quindi quello che noi pensiamo come prima cosa è affrontare seriamente questo tema. Tutti gli altri sono del tutto secondari. Ecco, cioè, mi dica un tema secondario, così per non parlare solo di Green Pass. Magari posso dirglielo anche dopo, insomma, in questo momento, se noi avremo una sufficiente forza all'interno del comune, la prima cosa è far sì che i tamponi vengano fatti in maniera scientifica. La seconda cosa è bloccare il Green Pass. La terza cosa è bloccare le vaccinazioni, per quanto è possibile, partendo dal blocco delle vaccinazioni ai giovani. Anche nei loro confronti è stato esercitato un ricatto che è incredibile. Sappiamo benissimo che le vaccinazioni non proteggono dal contagio e dal contagiare gli altri, e eventualmente hanno una protezione sulle persone che sono gravemente già provate da altre malattie rispetto allo sviluppo di una forma grave di Covid. Quindi questi sono i primi passi. L'ulteriore passo è, perché non dimentichiamoci, far sì che vengano finalmente a partire le cure domiciliari precoci. Ma questo magari è un tema che affronto dopo, lasciando lo spazio ai colleghi di studio per affrontare il tema. Ecco, io riprenderò il tema su questo. Gli animalisti ambientalisti, Massimo Felice, che cosa hanno come prima urgenza per Trieste? Beh, noi appoggiamo. Voi sostenete il candidato a sindaco Russo? Russo, certo. Ma dal punto di vista della città, da che parte comincio? Ci sono talmente tante cose da fare. Trieste in questi ultimi anni è una città assolutamente, almeno dal nostro punto di vista, che è in regressione. Bisogna cercare di dare una nuova visione e spingere di più su tanti temi. Cioè, dal nostro punto di vista c'è l'imbarazzo della scelta, c'è tutto il Porto Vecchio, le priorità sono tante e c'è, non è che una esclude l'altra, bisogna ricominciare a lavorare per dare una visione a Trieste, per cercare di creare sviluppo, ridare la possibilità di trovare lavoro, specialmente ai giovani. Ci sono tante categorie di persone, specialmente i giovani, che non riescono più a trovare lavoro, che devono andare via da Trieste, che non tornano più. Trieste sta perdendo abitanti e quindi secondo noi queste sono le priorità per la città. Bisogna tornare a dare un certo decoro, quindi lavorare anche su quelle che sono proprio semplicemente le strade, proprio i problemi di circolazione, le strade che ci sono qui a Trieste. Quindi per noi non c'è una sola priorità, ma ci sono tante priorità da portare avanti in contemporanea. Per quanto riguarda il discorso Green Pass, vaccinazioni, purtroppo non è neanche una cosa su cui noi possiamo intervenire direttamente, questo fa parte anche della politica del governo. Pretendere che un sindaco entri nel merito, adesso io divento sindaco e tolgo le vaccinazioni, mi pare che non sia neanche così facile da... Non è facile, ma si può fare combattendo, si può fare, ordinanza del sindaco può farlo. Vabbè, l'ordinanza del sindaco che poi viene disattesa. No, si vede. Vabbè. Viviani, le prerogative per Trieste. Cambiamo Trieste, sostiene il sindaco di piazza, quindi insomma di conseguenza immagino soddisfatti dell'operato di questi 5 anni. Cosa bisogna fare? Allora, noi sosteniamo il sindaco di piazza perché crediamo che non cambi Trieste dall'oggi al domani. Di piazza
giusto o sbagliato che sia, ha iniziato un processo di cambiamento. Da 25 anni, se consideriamo forse anche Muggia, a questa parte, no? La politica è cambiata in questi anni e noi vogliamo continuare a cambiare modo di far politica. Crediamo che molto spesso la politica si trasformi in un personalismo, dove tu attacchi l'avversario, non attacchi la sua idea, la sua posizione politica, lo attacchi, lo distruggi. Ecco, noi non vogliamo fare questo. Le persone vanno lasciate in pace, vanno rispettate. Come cambiamo Trieste? Guardiamo alla famiglia, guardiamo ai dimenticati, alle persone ultime, persone fragili, anziani, disabili. Questa città vive anche questo e tante volte la politica dimentica queste persone. Noi vogliamo avere uno sguardo a queste persone, guardare a loro. Va bene, allora, insomma, avendo fatto un rapido giro adesso anche di programmi, prima con l'ospite precedente si è parlato anche di tanto di Porto Vecchio. Porto Vecchio che ovviamente è la realtà, il bacino, come dire, il bacino fruttuoso che può diventare per Trieste, che già in parte lo sta cercando di diventare, ma c'è una bella discussione intorno a Porto Vecchio, cioè cosa deve diventare. Allora si parla di residenzialità, attività produttive, si parla ovviamente di mobilità sostenibile, si parla di tecnologie, si parla di ricerca, enti di ricerca addirittura da spostare in Porto Vecchio, insomma sono tanti temi sul calderone. Diciamo che su Porto Vecchio si sta giocando gran parte di questa campagna elettorale, cosa ne pensate? Parto da lei. Allora, sia ben chiaro, io non sono poco gentile o rispettoso nei suoi confronti, ma non ci sto. Io ho detto fin dall'inizio, no, e lo ribadisco, che io mi occupo dell'incendio, no, di cui dovremmo occuparci, e non del rimettiamo a posto la casa che viene minacciato facendo dei progetti un po' campati in aria rispetto a questo incendio che sta lambendo e che sta già entrando in casa. Prima avevo interrotto il mio discorso, quindi torno sul tema nostro, eventualmente... Ok, ma dobbiamo rispondere anche su altre tematiche. Mi scusi un attimo, magari io mi riservo l'eventuale tempo che mi rimarrà per parlare di altro, rimandando fin d'ora le persone che sono interessate a entrare nel merito delle nostre proposte di andare semplicemente sul sito www.movimento3v.it e c'è un programma di 20 pagine densissimo, intensissimo, su tutti i punti per Trieste. Però io devo assolutamente utilizzare e sfruttare questo spazio che gentilmente Tele4 ci dà, e sicuramente rispetto ad altri emittenti è stata molto più corretta, no? Perché insomma io ho avuto a disposizione in Rai tipo qualche minuto per poter parlare. Allora io sfrutto questo tempo che ci viene dato per dire alle persone cose che il mainstream, sia a livello televisivo, sia a livello radiofonico, sia a livello giornalistico, non ha dato. Quindi io devo procedere su quel discorso e quindi dire alle persone che hanno la sensibilità di ascoltare che noi stiamo andando avanti in questa supposta e suddetta pandemia, in questa emergenza, perché noi siamo in uno stato emergenziale in Italia e per cui tutte quante le ordinanze derivano da questo, ed è un discorso anticostituzionale, derivano dal fatto che il Ministero della Salute, in particolare Speranza, non ha dato un minimo di ascolto a tanti colleghi che sono impegnati in prima linea da tanto tempo provvedere in modo curativo alla comparsa dei sintomi del Covid, e sono i colleghi di Ippocrate.org e di terapie domiciliari precoci che hanno salvato migliaia di persone, perché hanno, non da subito, perché anche all'inizio loro sono rimasti un po' in difficoltà a capire cosa sta succedendo, ma dopo 2-3 mesi sono partiti con dei protocolli che hanno salvato moltissime vite e che erano stati autorizzati all'inizio dell'anno dal TAR del Lazio, e il ministro della salute Speranza ha cassato ricorrendo al Consiglio di Stato, d'accordo? Per cui il protocollo attuale di intervento su una problematica, sulla problematica Covid è ancora tachipirina, che l'altro si dovrebbe dire paracetamolo, perché tachipirina è il nome commerciale, e vigilattesa, no, del peggioramento e delle morti, d'accordo? E avendo ricorso al Consiglio di Stato ha bloccato, e i colleghi continuano a lavorare come carbonari e con sospensione dall'ordine dei medici, perché sono spesso colleghi giustamente non vaccinati, e diciamo di conseguenza
perché questo è un aspetto molto particolare, molto importante, che le persone non conoscono. La vaccinazione sperimentale attuale è consentita, a seconda di regolamento europeo, solamente perché non esisterebbero delle cure alternative. E invece le cure alternative esistono e sono queste cure domiciliari precoci, d'accordo? Ma perché sperimentale se è stato approvato? Non è stato approvato, è stato autorizzato al commercio, è un'altra cosa. Nonostante, questo è un altro aspetto, è stato autorizzato al commercio appunto perché è stata determinata questa situazione di emergenza pandemica, d'accordo? Va bene, va bene. No, questo è importante. Se mi rimarrà tempo parlerò anche di alcuni aspetti diciamo più locali, ma comunque poi riprenderò ulteriormente il tema parlando proprio, io sono medico e quindi nell'ambito del okay, movimento, okay, va bene, posso parlare di salute, posso parlare di salute. Devo andare in pubblicità, poi per favore mi risponda anche sul resto, perché come vedi io tendo a non distogliere dall'argomento e la lascio finire tutto il discorso. Sì. Poi però il cittadino, giustamente, siamo in piena campagna elettorale, siamo in diretta ancora? Sì. Sì, io voglio dire, dico, io parlo dell'incendio, non di quello sì, che nell'ambito dell'incendio di casa mia, dico, sì, ma come potrei riprogettare casa mia? E ho Bertani, mi ascolti però, mi ascolti, ho rimandato i lettori al nostro sito, movimento3v.it. Mi ascolti, io sono il conduttore, mi deve ascoltare, per favore, io l'ho lasciata parlare e esprimere la sua opinione, sto solo dicendo che tutti i politici fanno un lavoro che esula dalla politica e non per forza in politica parlano solo del loro lavoro. Infatti, ok? Quindi qui si parla di tanti temi, dal Porto Vecchio all'immigrazione, all'area sgambamento cani, a Barcola, un sacco di cose. Quindi insomma le faccio anche altre domande solo per quello, capisce? Poi lei giustamente ha detto la sua su questo, io lo lascio dire. Devo ancora dire qualcosa. Poi, immagino. Poi dirò qualcosa sugli altri temi. Anche noi vorremmo dire qualcosa. No, infatti. Cerchiamo di pareggiare un attimo. Pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Bentrovati a Sveglia Trieste con l'eccezionalità di tre ospiti che ricordo: Massimo Felice, animalisti e ambientalisti, Francesco Viviani, Cambiamo Trieste, e Marco Bertalli, Movimento 3V. Abbiamo iniziato a parlare molto di Green Pass, immagino che ci ritorneremo, gioco forza, ma avevamo chiesto anche di Porto Vecchio. Allora, chiedo a Viviani, cosa deve diventare il Porto Vecchio? Il Porto Vecchio in questo momento, partiamo da cos'è oggi. Oggi è un'enorme scatola vuota, piena di opportunità, di sviluppo e di crescita. Il Porto Vecchio può creare posti di lavoro, innovazione, sviluppo, crescita. Dobbiamo crederci e ci deve credere anche il Consiglio Comunale. È vero che il Comune non può costruire, rimettere a posto, quindi devono subentrare i privati, ma allo stesso tempo il Consiglio Comunale deve essere parte attiva della costruzione del Porto Vecchio, non deve essere messo a tacere, perché se il Consiglio Comunale potrà dire la sua sul Porto Vecchio, potrà dirla anche il cittadino, e questo per me è molto importante. Quindi sul Porto Vecchio abbiamo ascoltato molte persone, anche del settore, torniamo a ascoltare i cittadini. Anche, io penso, ci sono persone che hanno anche buone idee per Porto Vecchio. Visto che siamo in una fase iniziale, non è ancora partita la costruzione, ci sono tante idee sul piatto, vediamo il cittadino cosa ha sul piatto da proporre per Porto Vecchio. Io sono sicuro che ha da dire anche lui la sua. E poi però c'è questo mix che si anche sta scusami, perché altrimenti Porto Vecchio è stata la bella addormentata, no? Della città, una parte isolata, non si poteva entrare. Se il cittadino non dice la sua su Porto Vecchio, c'è il rischio che Porto Vecchio diventi sempre, no? Un'arteria, una cosa messa lì, una scatola, no? E invece deve essere parte della città. Deve essere parte della città. Il progetto del bosco urbano è un qualcosa di meraviglioso, è stato criticato, eccetera. Facciamo vie pedonali tante volte, però non bisogna solo camminare, bisogna anche respirare, quindi anche viali pedonali tante volte non hanno alberi, non hanno verde. Ho visto il progetto sia peraltro anche della caserma Roiano, dell'ex caserma Roiano, che quello del bosco urbano in Porto Vecchio, un qualcosa di meraviglioso. Io credo che i cittadini ci chiedono questo, ci chiedono più verde. Ecco, anche con questo progetto sono stati ascoltati i cittadini, e questo io devo dire
anche un plauso all'attuale amministrazione. Sempre si critica la politica, però bisogna essere anche lì, governare e dopo puoi criticare. Massimo Felice, allora, Porto Vecchio. Bene, Porto Vecchio, noi appoggiamo naturalmente totalmente la proposta di Russo. Siamo contrari a una proposta spezzatino e invece quello che serve, come avevo già anche detto prima, serve una visione. E in Porto Vecchio è importantissimo avere questa visione anche per sviluppare l'area. E quindi non proposte spezzatino, ma portare avanti un discorso per uno sviluppo totale della zona, con spazi che possono essere, che saranno assolutamente anche verdi, e con un recupero degli spazi per quanto riguarda sia la proposta residenziale, ma anche per le attività. Quello che bisogna cercare di fare è di non far andare via la gente da Trieste. Come mi dispiace ripetermi, ma queste sono le cose da fare, assolutamente. E per noi c'è tutta una Trieste, ha la possibilità, ha un bellissimo lungomare da valorizzare, che è un lungomare che dura, cioè che è lungo fino a Barcola, ed è tutto da rivalutare e da riportare in vita. In questo momento, come diceva il signor Francesco, grazie, è una grande, enorme e inutile scatola vuolta, è uno spreco. Però di Piazza e Russo hanno idee contrastanti, no? Sul Porto Vecchio. Sì, ma hanno un'idea. Entrambi hanno un'idea. Eh sì, ed è quella questo perché tante, io non voglio adesso aprire, ma tanti candidati sindaco non hanno un'idea su Porto Vecchio. Porto Vecchio è un'opportunità, può sì cambiare la città. Beh, io ci credo. Assolutamente, è una delle più grandi, se non la più grande opportunità che ha Trieste per portare sviluppo nella città negli ultimi anni. Non bisogna dimenticare che anche la smalizzazione del Porto Vecchio è stata un'opera del candidato sindaco Russo, e quindi insomma questo è una cosa importantissima, e su questo ci giochiamo il prossimo futuro della città. Se può, dico qualcosa, certo, rispetto a questo, nel senso che noi, visto che qualcosa ho detto rispetto all'incendio del quale dobbiamo occuparci, adesso magari mi occupo di un tassello propositivo. Allora, l'attuazione del diciamo trattato di pace del 47, quindi con rispetto dell'allegato ottavo, significa puntare non solamente per quella zona ma per tutta Trieste, no? a considerare appunto una zona libera, una zona franca, quindi è un contenitore da utilizzare in quella prospettiva. E però qua io spendo un qualcosa che ha a che fare con la mia professione, perché come medico psichiatra ho lavorato tanto tempo nell'istituzione pubblica, sì, e quindi so quanto sia importante il lavoro che viene svolto dalla cooperazione sociale di tipo B, che significa inserimento lavoro, e il lavoro importante svolto dalle associazioni, no, di volontariato, di promozione sociale. Ecco, io credo che al di là di tutti gli altri tasselli che possiamo mettere in quella zona, che ci deve essere un rispetto pieno di queste realtà che sono estremamente importanti, non solamente per una questione di proposta di salute, ma per diciamo una proposta di vera integrazione sociale, perché non so se i telespettatori sanno, ma una cooperativa sociale di tipo B è tale nel momento in cui al suo interno, nella sua compagine, ci sono 70%, no, di persone, diciamo, che non hanno problematiche particolari, e almeno il 30% di soggetti che sono a rischio per problematiche di tipo psicologico, mentale, per problemi di dipendenza, per persone che hanno avuto contatti col carcere. Quindi secondo noi anche in quel contenitore ci deve essere una considerazione molto importante rispetto a queste fasce diciamo di persone che sono più deboli e più vulnerabili. Perché quando parliamo di debolezza, di vulnerabilità, non è che dobbiamo pensare, come purtroppo, no, la campagna Covid ci ha fatto pensare, solamente alle persone anziane e
con pluripatologie, ma tutta una fascia di giovani, no, che evidentemente hanno delle fragilità che sono interiori, relazionali e soprattutto di tipo, a livello psicologico. Ma poi di tipo sociale, insomma. No? Ecco, quindi, pienamente d'accordo con. Collega. Allora, facciamo così, purtroppo c'è una fastidiosissima pubblicità delle 9.45, mi confermate dalla regia? Sì, credo di sì. Bene, allora andiamo in pausa pubblicitaria e poi ho una riflessione per tutti e tre. A fra poco. Bentrovati di nuovo a Sveglia Trieste. Dunque, siamo per gli ultimi 40 minuti assieme, più o meno, con Massimo Felice, Animalisti e Ambientalisti, Francesco Viviani, Cambiamo Trieste, Marco Bertali, Movimento 3V, e lancio una provocazione, giusto per mettere un po' di pepe. Allora, una provocazione in realtà più per Bertali, ma non in senso cattivo, nel senso, molti parlano di queste elezioni come una partita sostanzialmente a due. Francesco Russo e Di Piazza, gli altri come contorno. In realtà passano le settimane e la gente inizia sempre di più a discutere sui reali equilibri di questa campagna elettorale. È cambiato qualcosa da quando siamo entrati nella volata degli ultimi dei due mesi di campagna elettorale, nell'ultimo mese se vogliamo, a ora? Cioè, che sensazioni avete? Parto proprio da... Io spero proprio di sì, nel senso che, come forse avevo già detto prima, noi come Movimento 3V, e ricordo che il candidato sindaco è il grande Ugo Rossi, che è riuscito a mettere su una squadra, noi candidati consiglieri, veramente ben affiatata e sinergica, no? Persone che da tanto tempo risuonavano in questa logica, no? Di contrasto con questo tema della pandemia, come è stata affrontata e come è stata posta, e siamo tutte, questo tengo a precisarlo, tutte persone impegnate nel sociale e su una via realizzativa di tipo spirituale, ma questo apro e chiudo la parentesi. Allora, noi come Movimento 3V siamo in piazza da tanto tempo, no? Rispetto a questi temi, ciascuno di noi che adesso è rappresentato anche come indipendenti all'interno del Movimento 3V ha fatto ancora prima, no? Di questa scelta politica, invece un cammino politico in ambito associativo con tanti gruppi, no? Che da tanti mesi, quindi per me è stato semplicemente non un cambio di casacca, indossare anche un'altra casacca più con contorno politico. E allora qual è il nostro auspicio? È che il nostro auspicio, queste prossime elezioni amministrative diventino un referendum tra il Movimento 3V, che è l'unico movimento, che è l'unico partito che si è schierato in maniera chiara, no? Contro questa impostazione della pandemia e che a difesa della Costituzione, perché questo è un tema importantissimo, tanti cittadini vengano a votarci, ok? Ma noi siamo partiti prima dalla grande manifestazione di ieri, che ha ripreso un'altra precedente, no? Un grande corteo. Noi come associazione delle quali faccio parte e noi come Movimento 3V del quale faccio parte avevamo chiesto in questura ancora mesi fa se fosse possibile fare dei cortei. Ci hanno sempre detto manifestazioni statiche, che abbiamo fatto per tanto tempo, sì, cortei no. Solamente perché c'è stata una persona nell'ambito di questo coordinamento No Green Pass Trieste che è andata un attimino a spulciare meglio le cose, noi avremmo potuto fare sia come associazione, che adesso non cito insomma, ma del quali faccio parte, e come Movimento 3V, cortei a partire da aprile, d'accordo? Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che è un laccio che le istituzioni politiche hanno fatto nei nostri confronti. Quindi queste manifestazioni che vediamo adesso, questi cortei, sarebbero state incorniciate da associazioni e poi dal Movimento 3V già da tempo. Adesso noi cosa pensiamo e cosa speriamo? Che queste persone che hanno partecipato e che parteciperanno in questa settimana a queste altre manifestazioni votino, vadano a votare, è importantissimo, andate a votare e votate il Movimento 3V, l'unico che si sta occupando dell'incendio che è a livello planetario
sanitario a livello diciamo nazionale e a livello locale. Quindi questa è un'occasione, siamo noi contro gli altri, quindi allora questa... noi vogliamo in qualche modo arrivare al ballottaggio. Visto che mi diceva com'è sta cosa, noi puntiamo sulla compagine più debole. In questo momento la compagine più debole è diciamo chi si è aggregato attorno a Russo. Noi vogliamo che le persone che sono state diciamo fino adesso diciamo disposte a quel voto, che comprendano che è bene occuparsi di incendio e votino il Movimento 3V, e poi andremmo, non dico andremo perché no, da psichiatra sarei pazzo, andremo al ballottaggio con Di Piazza. Questo è il nostro obiettivo, un referendum. Quindi questa prima votazione è via da Russo verso il Movimento 3V e poi ballottaggio Movimento 3V, lista Russo, e vediamo quello che succede. Adesso devo lasciare rispondere giustamente. Ci mi ha chiesto questo e io ho risposto. Francesco Viviani, poi arrivo da lei, però allora diciamola prima comunque una critica, no? Come amministrazione locale attuale, come Movimento 3V ovviamente ce l'avete, no? Perché avete detto anche siamo gli unici che si stanno occupando in un certo contesto. Gioco forza, io devo dedurre, quindi l'attuale amministrazione su alcune cose per voi importanti ha fatto poco, giusto? Ma voglio dire, non ha minimamente... No? Però è interessante il fatto che poi si possa andare, dell'incendio non si è occupato. Aspetti, il sindaco è la massima autorità sanitaria, quindi avrebbe potuto fare moltissimo, e non ha fatto niente, come Fedriga, cioè seguendo le indicazioni di Speranza e della situazione multinazionale finanziaria planetaria. È così. Però il concetto per poi dare la palla. È una posizione che però io ho la possibilità di esprimere. Voglio sentire Viviani, per favore. Forse anche a casa vogliono sentire Viviani e anche Massimo. Speriamo. Allora, c'è chi si occupa dell'incendio, noi ci occupiamo della casa. L'incendio della casa. Sulle posizioni, essendo che io nella vita faccio l'operatore sociale, sposo in pieno le posizioni del collega. È vero, sono emersi dei disagi psicologici con la pandemia sicuramente, ma c'era un disagio sociale e psicologico anche prima. La politica deve guardare a questo. Seconda premessa, è vero, io Cambiamo Trieste corre per la riconferma di Piazza, ma non è nell'attuale amministrazione. Noi non c'eravamo alle scorse elezioni, noi ci candidiamo perché crediamo che serva anche nell'attuale giunta, dove è stato fatto su alcune cose un lavoro buono, su altre meno buono, ma stare qua seduti a Tele4 la domenica mattina a criticare, guarda quel che ha fatto male, quel che ha fatto bene, siete tutti capaci, no? Ecco, noi vogliamo portare un cambio in questo senso, un cambio di passo. Abbiamo persone che vengono dalla società civile, io stesso vengo dalla società civile, non vengo dal mondo della politica come tanti altri, e voglio portare la mia esperienza, ripeto, faccio l'operatore sociale, voglio portare il mio lavoro, la mia professione anche all'interno del Consiglio Comunale. Prima cosa, terza, seconda, non so, qua sono andato un po' nel pallone ascoltando il collega. Credo anche che va dato spazio a tutti, ecco, dicevi, è ormai una cosa tipo Russo di Piazza, no? Io ho visto un ottimo lavoro da parte di altri candidati sindaco, passatemi il termine, minori, che hanno fatto un ottimo lavoro partendo dal basso, ascoltando le persone. Ecco, la politica coinvolga anche queste liste, questi partiti minori che hanno sicuramente, avendo ascoltato i cittadini, perché un grande problema oggi della politica è che non ascolta più le persone. Si è instaurata una barriera totale, no? Fra politica e persone, per questo il 50% delle persone non va a votare, quindi anch'io come collega invito andate a votare, dite la vostra. Allora, prima abbiamo parlato, è stato tirato in ballo il ballottaggio possibile, se ci sarà le votazioni, insomma è stato detto molto chiaramente via voti da Russo, eventualmente per chi vota per esempio il movimento via voti da tutti, in particolare da Russo. Esatto. Insomma. E lei come risponde a questo? È innegabile che se il Partito Animalista Italiano ha deciso di appoggiare la lista Russo, è innegabile che noi siamo convinti delle sue proposte. Ovviamente non posso negare che siamo convinti che alla fine avremo un successo. Mi dispiace che il collega abbia rimarcato
l'idea, no? Speravo che magari dicesse portiamo via e erodiamo un po'. No, non capisco cosa la Russo abbia fatto. No, completo dopo. Insomma, sì, sì. Al Movimento 3V. Sì, ci sono alcuni candidati sindaci, come diceva il mio collega, che hanno cominciato a lavorare dal basso e stanno lavorando bene. Se noi come partito animalista appoggiamo la lista Russo, siamo anche convinti che possiamo fare un buon lavoro una volta arrivati in consiglio, anche per quanto concerne tutto quello che concerne il lato animalista, naturalista, di quello che può essere una giunta comunale, questo che nell'ambito di una ipotetica, vuol dire un ipotetico consiglio comunale Russo, noi andremo, ci piacerebbe fare come nostro lavoro, come nostra attività. La speranza naturalmente è quella di arrivare alla fine e di portare a casa il risultato, naturalmente, e questa è innegabile, come naturalmente lo sperano tutti, e questo è la nostra speranza in pratica. Va bene, allora devo andare in pausa pubblicitaria, l'ultima pubblicità, poi siamo 25 minuti assieme, a fra poco. Ben ritrovati per l'ultima parte di Sveglia Trieste, in questa puntata con tre ospiti. Allora, abbiamo parlato dell'importanza, per esempio, per Cambiamo Trieste con Francesco Viviani, del ruolo della famiglia, dell'ascolto dei cittadini, del riuscire a badare concretamente alle richieste che vengono portate avanti. Con Marco Bertali del Movimento 3V abbiamo parlato molto sia di Green Pass che di vaccinazione che di pandemia, e ovviamente con Massimo Felice, animalisti e ambientalisti, portiamo all'attenzione anche le tematiche. In realtà, come fatto anche col primo ospite, che secondo me potevate anche pure andare d'accordo, in realtà alle aree dedicate, per esempio, ai cani, al verde, insomma, animalisti e ambientalisti, già il nome del movimento rende l'idea. Però bisogna anche dire che in questa campagna elettorale, che ormai sta finendo, siamo veramente agli sgoccioli, i cittadini dovranno decidere su chi affidare le chiavi della città. Vorrei tirare fuori con voi anche il tema del lavoro più in generale. E lei, Bertali, parto da lei, probabilmente lo collegherà ancora anche al Green Pass, visto che dal 15 ottobre sarà per quasi tutti obbligatorio. Facendo una battuta anche in generale, no? Come siamo messi a livello occupazionale a Trieste, il tema lavoro a Trieste, il tema della produttività a Trieste? Siamo messi male appunto per questa situazione di incendio pandemico. Allora, ricordo che, e devo tornare lì, perché poi non so se viene passata questa parte o la prima parte in cui ho espresso queste cose, no, nella replica, e quindi tamponi inaffidabili, ok? Vaccinazioni che non portano a risultati sufficienti e danno effetti avversi importanti che non vengono considerati, negazione delle terapie domiciliari che hanno ottenuto tanti risultati, e Green Pass che è un ricatto bello e buono rispetto ai lavoratori, evidentemente, no? E questo penso che ne siamo consapevoli, perché dal 15 ottobre tutti i lavoratori dovranno avere Green Pass, quindi a pagamento loro, ok? Quindi è una manovra del Green Pass contro i lavoratori. Lei mi dice cosa si può fare per i lavoratori: levare subito il Green Pass, quindi no tamponi in questo modo, no vaccinazioni, no Green Pass, terapie domiciliari precoci. Questo è il nostro proclama per combattere questo incendio. Poi andiamo più nel dettaglio rispetto a quello che si potrebbe fare se invece dell'incendio andiamo a occuparci, no, di quello che potrebbe essere il riarredo di questa casa. Quindi la prima cosa importante dal nostro punto di vista è all'interno del progetto, del programma, che appunto uno può andare a vedere, 3v.it, è
la moneta locale parallela, d'accordo? E questo significherebbe potenziare quelle che sono le attività artigianali, agricole, commerciali, con la possibilità da parte del comune di erogare dei fondi che potrebbero implementare, che potrebbero sicuramente incentivare le attività zonali, le attività locali. Il Movimento Trivù strizza l'occhio ai movimenti indipendentisti. Allora, diciamo che su certe cose siamo altro anche da loro, insomma, ma solo se, no? C'è simpatia, magari. Sicuramente questo tema, no? Dell'allegato ottavo del trattamento del l'accordo di pace del 47 questi aspetti, no? della moneta comune possono trovare ma comprensibilmente consonanze con altri movimenti politici. Ripeto un attimo quanto detto prima, visto che nella pausa c'era stato così un commento comprensivo da parte dell'amico qua animalista, quando ho detto sì, dobbiamo puntare a prendere voti dalla compagine che a livello di sondaggi è la più debole, ma chiaramente noi vogliamo i voti non solamente di chi avrebbe votato finora, no, lista Russo, ma anche da chi è predisposto a votare di piazza. Pensiamo di trovare più sensibilità rispetto ai nostri temi nella lista Russo piuttosto che di piazza, ma benvenuti i voti da qualsiasi compagine che lasciano quella precedente dopo aver sentito le nostre proposte in piazza, dopo aver visto i cittadini cosa fanno nei cortei, d'accordo? Perché sono 10.000 cittadini che si sono espressi. Allora io dico, quei 10.000 cittadini a qualsiasi partito fanno riferimento, venite con noi, Movimento 3V, Ugo Rossi. Va bene, Massimo Felice, che prima la vedevo con un sorriso ironico, immagino, cos'era quel sorriso mentre parlava? Che espliciti, no, cioè, non posso, stando sul tema lavoro, magari anche giusto per rispondere alla domanda. Sì, Trieste in realtà, e questo lo dico anche per esperienza personale, avendo avuto io sono un musicista e la pandemia ha colpito duramente il mio settore, più di un anno che non lavoro. Posso dire che Trieste, in confronto a certe altre zone d'Italia, è anche ben organizzata dal punto di vista, ricerca di lavoro, oppure paracaduti per chi si trova come me senza lavoro. Sicuramente si può fare di più, si può fare meglio. Io ormai appartengo a una generazione, insomma, magari può sembrare strano, io ho 55 anni che mi metto a parlare dei giovani, però è innegabile che i giovani sono il futuro, bisogna cercare di non farli andare via. I giovani, ma in tutta Italia, hanno questo problema, comunque anche a Trieste c'è un problema di giovani che se ne vanno. Quello che diciamo noi è dare una, anche gli Starlusso naturalmente, quello di dare una visione per il prossimo futuro a quello che è la città, di non restare sul presente e risolvere il problema dell'oggi. Bisogna certamente dare un'occhiata all'oggi, risolvere il problema del presente, però dare anche la possibilità, anche una visione a medio e lungo termine. Questo è importantissimo. Torno al discorso di prima, il Porto Vecchio è una grande opportunità e questo ci dà la possibilità anche di creare posti di lavoro per tutti e per i giovani in special modo. Molto bene, Francesco Viviani. Il Porto Vecchio è una grande opportunità da vincere, da cogliere. Lavoro, la mia famiglia ha una gastronomia nel rione di Roiano. Io ricordo che oltre che per il Consiglio Comunale sono candidato anche per la terza e quarta circoscrizione come consigliere della circoscrizione. Ecco, Roiano è la mia zona, perché appunto la mia famiglia ha questa gastronomia, ed è un settore, la ristorazione, ma non solo la ristorazione, che col Covid ha sofferto molto. Però io penso al locale che ha la mia famiglia, dipendenti. Lavora il fruttivendolo, lavora il macellaio, lavora la pescheria, cioè crea lavoro, e col Covid queste attività si sono fermate. Poi vado in città e vedo amici che venivano a scuola con me
ah guarda, ha aperto il bar, ha aperto la pasticceria, e dici, cioè, come anche mia sorella ha 13 mesi più di me, ha aperto lei la gastronomia quando aveva 22 anni, 5 anni fa. Ha avuto coraggio, ha rischiato, la politica deve aiutare queste persone, deve aiutare i giovani così, perché è ovvio che dopo vanno all'estero. Bisogna far partire da qua le attività, perché la mia generazione ha delle idee innovative, può portare anche uno spirito nuovo, cioè vedo anche locali che aprono, adesso non posso citare ovviamente per non far pubblicità, ma dici guarda, guarda cosa ha fatto, guarda cosa fa. La politica aiuta o no queste persone? Perché queste persone creano lavoro, perché lavoro crea lavoro. E il lavoro è fondamentale, perché sono sicuro che ieri al corteo promosso anche dal collega del No Green Pass c'erano tantissime persone che hanno perso lavoro. C'è un disagio sociale che non va cavalcato, non bisogna soffrire sulla paura, ma queste persone vanno ascoltate e va data una risposta. Ok, allora arriva una mail proprio adesso, allora ne arrivano alcune, Nevio che scrive: in questa povera Italia abbiamo il governo dei migliori e i due parlamenti, allora mi domando come mai non si va al voto anche sulla vaccinazione, in democrazia la maggioranza vince. Dopodiché, no, questa qui volevo leggere, che è rivolto a lei, Bertali. Buongiorno a tutti, vorrei cortesemente chiedere al signore della lista 3V di invitare i suoi colleghi a indossare la mascherina sugli autobus senza minacciare chi cortesemente fa notare loro questo obbligo. Bah, vabbè, rispondo alla prima, che mi sembra più interessante. La democrazia è il rispetto delle minoranze, d'accordo? Se no non è democrazia. In questo momento le persone che hanno deciso di non vaccinarsi non solo non vengono rispettate, ma vengono additate come gli untori. Non è così, perché sappiamo benissimo che anche i vaccinati possono contagiarsi e possono contagiare, nonostante quanto dice in maniera dolosa il nostro Premier, d'accordo? Ti ammali, fai ammalare, si muore. Ci rendiamo conto di che pubblicità, di che propaganda sia stata fatta in questi mesi, d'accordo? Poi rispetto al comportamento delle persone sul bus, mi sembra, diciamo, una considerazione che fa torto probabilmente anche all'intelligenza del signore. Cosa c'entriamo noi? Cosa c'entriamo noi del Movimento 3V con chi si leva la mascherina nel bus? Insomma, se dobbiamo arrivare a questi argomenti così banali e strumentali. Però io vorrei in questo momento, per il tempo che ho, fare proprio una Prego, no, volevo solo dire che la democrazia è anche il rispetto delle regole che una comunità si dà. Certo. Non è che la democrazia è il rispetto delle minoranze, ma anche il rispetto delle regole. Se in questo momento ci sono delle regole, vanno seguite e ci sono assolutamente dei canali, vanno combattute. Cioè, è un discorso gandiano. Quando c'è una distorsione legale costituzionale, la resistenza e l'opposizione è un obbligo etico, morale e spirituale. Ma non occorre che urli. Scusami, va bene. Hai ragione. Ho sbagliato. Però come anche il signor l'esimio Gianluca diceva, soffiare sul fuoco. Ci sono certi discorsi, è innegabile che ci sono certi discorsi fatti da certi politici che non fanno altro che soffiare sul fuoco, che approfittano. E lì si incendia la casa. E lì si incendia, bravo, esatto. C'è qualcuno che sta cavalcando questa pandemia? Assolutamente. Viviani, cosa? Assolutamente. Però abbiamo monopolizzato la trasmissione parlando di vaccini e Green Pass. Tra l'altro, fra 2 anni finisce la pandemia e nessuno parlerà più niente. Ragazzi, la casa? La casa. Resta il Green Pass, cioè voglio dire, forse voi non comprendete cosa sta succedendo. Si sta utilizzando un'emergenza sanitaria per creare un'emergenza democratica costituzionale. Adesso il Green Pass è così, fra un po' il Green Pass sarà per altre questioni. Noi siamo emarginati, c'è una situazione di apartheid evidente. Io non posso andare a dei convegni, ho dovuto rinunciare a un convegno importante. Tu giustamente dici, ma perché ti alzi? Perché ti alzi il tono? Ma perché bisogna farlo? Noi per tanti mesi siamo stati zittiti. È violenza, per cui fanno... Quella è violenza. Quale violenza? Perché hai urlato al collega. Non ho urlato al collega. Sì, questa è violenza. Io... No.
Vabbè, questa se tu è rabbia, se tu, se tu, no, no, questo è una, diciamo, ma un moto di reazione che passa. Se mi parli di Gandhi, questa sì, è violenza. Ma infatti è un moto di è un moto di reazione che passa attraverso una dimensione amorevole. Solo in certi momenti bisogna essere incisivi. Sì. Nel massimo rispetto, noi siamo pacifici, non violenti e gandhiani. Però diciamo, le cose devono essere dette in un certo modo, soprattutto quando c'è stata una prevaricazione, diciamo, una ghettizzazione che continua ad andare avanti. Sicuramente collega si ha studiato Gandhi, lo conoscerà anche meglio di me, però Gandhi era una persona... Anche Armanesse, parliamo di Siddhartha, parliamo di letteratura, lo so. Gandhi è una persona che ha combattuto gli inglesi in Sudafrica e in India rispettando le regole. Vabbè, e noi cosa facciamo? Ascolta un attimo, ma stai scherzando? Ragazzi, non possiamo parlare di Gandhi la domenica mattina. Cosa stiamo facendo? Noi stiamo rispettando le regole, siamo qua a parlare democraticamente e ci appelliamo a un voto. Parliamo dei cani e gatti delle famiglie, parliamo delle famiglie, parliamo delle prossime elezioni, insomma. Allora, signore, abbiamo ancora questi 7 minuti. Beh, sicuramente abbiamo parlato molto di emarginazione, di problemi sociali, quindi la famiglia ovvio che rientra in un contesto da attenzionare. Io sono il quinto di 7 figli, vengo da una famiglia numerosa. Le famiglie numerose sono una realtà straordinaria a Trieste, che molto spesso è una realtà dimenticata, emarginata. Ecco, diamo una risposta anche a queste famiglie. Io penso che quella pandemia, ritorno nella fase iniziale della pandemia, c'è stato anche uno spirito, tante persone di queste famiglie numerose, attraverso le parrocchie, hanno portato la spesa, i farmaci a casa delle persone. C'era uno spirito di unità. Guardate che divisione che sta facendo il Green Pass, sta facendo i vaccini. Le persone hanno bisogno di unità. Noi, divisi, cioè parliamo di Gandhi. Gandhi, giusto o sbagliato che sia, perché dopo possiamo anche entrare su cosa ha fatto Gandhi, cosa ha fatto specialmente la moglie di Gandhi, e univa un popolo. Non lo divideva. Noi stiamo dividendo le persone. Le persone a casa con noi che magari urliamo, ci parliamo sopra gli altri, uno sopra l'altro non capiscono, no? Ci vuole anche rispetto, penso, per chi ci segue da casa. Due cose ricordo. Il nostro programma di Cambiamo Trieste sul sito www.cambiamotrieste.it e domani ci sarà un'iniziativa e un confronto presso Stazione Marittima alle ore 18:15, se non erro, con Ettore Rosato, Gaetano Quagliariello, Antonella Grim e Marco Gabrielli, capolista della lista Cambiamo Trieste. Volevo ricordare questo incontro promosso dall'associazione culturale Belloni. Molto bene. Allora, parola anche a Felice, urgenze immediate, animalisti, ambientalisti, parliamo di animali. Ci sono pochi spazi verdi dove poter portare a passeggiare il proprio cane. Proprio prima di iniziare il programma siamo andati sul bellissimo terrazzo che c'è qua sopra e proprio si commentava insieme quanto poco verde ci sia nella città, e questo poco verde in gran parte è vietato ai nostri amici animali. L'Italia è uno dei paesi europei col più alto tasso di animali domestici pro capite, e quindi è un problema molto sentito. Dal nostro punto di vista questa è l'urgenza. Vabbè. È l'urgenza. Passo a Bertani. Allora, chiusiamo la trasmissione, chiusiamo la parte finale. Allora, un appello ora che andiamo vicino alle elezioni, un'urgenza particolare che non sia però quella... Grazie. Tanto la comunicazione che noi chiudiamo la campagna elettorale in Piazza della Borsa venerdì alle ore 20:30, ci sarà anche il segretario nazionale del Movimento 3V. Poi, noi non dividiamo come Movimento 3V e siamo, ribadisco, pacifisti gandhiani. Se io parlo in maniera incisiva è perché è necessario far capire alle persone come stanno le cose. Il divide et impera non è un qualcosa che viene dai governanti, perché vedere i bambini in classe additati come, perché non vaccinati, responsabili del fatto che tutta la classe deve mettere la mascherina, questa è una violenza allucinante che è stata fatta soprattutto sui giovani e sui bambini. Come psichiatra posso dirlo, ma dovrei aprire un altro tema. Voglio a questi punti dire altri
altri aspetti del nostro programma rapidamente, poi se uno vuole va un su flash movimento, però che abbiamo la movimento, sì sì, allora potenziare il sistema immunitario con vero lavoro sulla salute e sul benessere, un piano regolatore a crescita zero, trasporto pubblico gratuito, servizi e beni cittadini pubblici, ozono per la purificazione dell'acqua pubblica, mobilità privata non elettrica ma biometano e idrogeno, piro di stil gasogeno invece che inceneritore, non posso spiegarlo ma è una cosa avveniristica, acquario virtuale, stop sperimentazione animale, io sono vegano e tanti sono vegani all'interno del nostro movimento, recupero alimentare prodotti in scadenza, cioè noi abbiamo tanti temi che vorremmo portare avanti, però con lo stesso spirito di verità e di libertà che è il motto appunto del Movimento 3V e che parte proprio dall'incendio. Noi prima vogliamo affrontare l'incendio e poi occuparci della riprogrammazione, del riarredo della casa. Ricordiamoci, non tamponi che falsano, non vaccinazioni con effetti avversi che non proteggono, no Green Pass, terapie domiciliari precoci. Questi sono i nostri temi vincenti. Va grazie. Bene, grazie a Massimo Felice, giornalista Ugo Rossi. Grazie a Marco Bertali, Movimento 3V, grazie a Francesco Viviani. Noi saremo anche con i gazebo in piazza della Borsa fino a venerdì. È pieno di gazebo effettivamente dappertutto per la città. Grazie telespettatori per averci seguito, buon proseguimento di giornata.